Avendo finito le sue preghiere, Tion Pavlovich si svestì lentamente e, grattandosi la schiena, si avvicinò al letto, chiuso interamente da cortinaggi di cotonina a fiorami. Dio ci tenga nella sua santa custodia, mormorò. Poi sbadigliò con forza, si fece il segno della croce sulle labbra, scostò il cortinaggio e si fermò a guardare il grosso corpo di sua moglie, coperto dalle pieghe molli del lenzuolo. Dopo aver esaminato con attenzione e minuziosamente quell'ammasso immobile di carni grasse, schiacciate dal sonno, John Pavlovich aggrottò fortemente i sopraccigli e disse sottovoce: Che corpaccio!. Poi si voltò verso la tavola, spense il lume e si rimise a brontolare. Ti avevo pur detto, bestiaccia! Andiamo a dormire nel fienile! No, non c'è andata. Scostati dunque un poco, bestia! e avendo lanciato a guisa di avvertimento un pugno nel fianco della moglie, le si coricò al lato, senza però coprirsi col lenzuolo, dandole per giunta una forte gomitata. La donna mugolò, si mosse, gli voltò le spalle e ricominciò a russare. Don Pavlovich emise un sospiro di noia e attraverso la fessura delle cortine si pose a guardare il soffitto su cui tremolavano delle ombre formate dalla luna e dalla lampada costantemente accesa e posta in un angolo, innanzi all'immagine del Salvatore raccolto da Santa Veronica. Unitamente al soffio tiepido della notte penetrava dalla finestra aperta il mormorio delle foglie. L'odore della terra e della pelle del cavallo baio scogliato quella mattina stessa e appiccicata contro il muro del granaio. Si udiva pure un lieve rumorio delle gocce che cadevano dalla ruota del mulino. Laggiù nel bosco, dall'altro lato della diga, un gufo gemeva. Il suono, lugubre, lamentoso, spaziava lentamente nell'aria. Quando cessava, il fogliame degli alberi stormiva più fortemente, quasi ne avesse avuto paura. Qua e là risuonava il ronzio acuto di qualche zanzara. Dopo aver seguito per qualche tempo con gli occhi le ombre che si muovevano sul soffitto, Tion Pavlovich... Li diresse verso l'angolo più importante della camera. Agitata dal vento, la piccola fiamma della lampada ammiccava dolcemente. A quello scherzo, la bruna faccia del Salvatore ora si rischiarava, ora si oscurava e parve a Tion Pavlovich che egli pensasse a qualcosa di grande e di penoso. Sospirò e fece di nuovo il segno della croce con compunzione. Un gallo cantò in qualche parte. Possibile che sia già mezzanotte? chiese a se stesso Tion Pavlovic. Un altro gallo cantò, poi un terzo e altri ancora. In ultimo, da qualche angolo, dietro il muro, il rosso gridò a squarciagola, il nero gli rispose dal pollaio e questo, messo sull'avviso, annunciò la mezzanotte a voce alta e provocante. Maledetti demoni! disse Tion Pavlovic, dimenandosi tutto incollerito. Non posso addormentarmi! Possiate crepare tutti! Lanciata questa bestemmia, si sentì quasi più tranquillo. La maledetta, incomprensibile tristezza che si era impadronita di lui dopo il suo ultimo viaggio in città lo primeva meno quando andava in collera e quando usciva dalla grazia di Dio spariva quasi completamente. Ma tutto in quegli ultimi giorni andava così bene, così quietamente in casa. Che non c'era stato modo di andare in bestia per sfogarsi un po', non c'era stato alcun motivo per pigliarsela con qualcuno. Tutti facevano il loro dovere, avendo notato che il padrone aveva la luna a rovescio. Cheon Pavlovich vedeva che la sua gente aveva paura di lui e si aspettava una bufera, e cosa mai accadutagli prima, sentiva di aver torto di fronte a tutti. Era umiliato che tutti avessero quei visi arcigni e cercassero di evitarlo e quella sensazione penosa e incomprensibile che aveva portato con sé dalla città si impadroniva sempre più di lui. Anche Kuzma Kossiak, il nuovo garzone, del governo di Orel, giovanotto molto gaio, burlone e vigoroso, dai ridenti occhi turchini, con due file di denti piccoli e bianchi come la spuma del mare, messi sempre in evidenza dal sorriso provocante. Quello stesso Kuzma, che aveva una lavata di capo ogni cinque minuti, S'era fatto rispettoso e ossequiente. Non cantava più le sue canzoni che lo avevano reso famoso, non lanciava più i suoi frizzi mordaci, molte volte bene appropriati. E osservando tutto questo, Teon Pavlovich pensava con rammarico: Sono diventato probabilmente un vero demonio, e pensando questo, si lasciava sempre più dominare da un non so che che gli rodeva continuamente il cuore. Dion Pavlovich Godeva a sentirsi contento di se stesso e della sua vita, e quando provava questo si montava volontariamente la testa, pensando alle sue ricchezze, al rispetto che i suoi vicini gli testimoniavano e a tutto quello che poteva rialzarlo ai propri occhi. I suoi di casa conoscevano questa sua debolezza, che poteva anche non costituire un'ambizione, ma soltanto il desiderio di essere soddisfatto e sano. Di inebriarsi il più possibile della sensazione di benessere e di salute. Questa disposizione di spirito suscitava in Tion Pavlovich una specie di benevolenza su tutte le cose, e benché questo non lo riducesse a trascurare i suoi interessi, pure gli aveva creato fra gli amici la reputazione di un uomo di cuore e di buona indole. Ed ecco che questo sentimento saldo e pieno della gioia di vivere si è dileguato, si è spento. Lasciando il posto a qualcosa di nuovo, di penoso, di incomprensibile e di oscuro. Ah, mio Dio! mormorò Tion Pavlovich, sdraiato accanto alla moglie, tutto intento ai molli sospiri della notte penetranti dalla finestra. Ebbe caldo su quel letto di piume riscaldate. Soffocava. Si girò e rigirò inquieto. Mandò a tutti i diavoli la moglie. Mise i piedi a terra e si asciugò la faccia bagnata di sudore. Alcuni tocchi di campana risuonarono al bolotnie, villaggio posto a quattro o cinque verste dal mulino. I suoni metallici e lanconici sprigionatesi dal campanile spaziavano dolcemente nell'aria e si fondevano senza lasciar traccia. Un ramo scriccolò in giardino. Il gufo nel bosco gridò di nuovo, col suo riso stridulo e triste, come se si burlasse di qualche cosa. Seon Pavlovich si alzò, si avvicinò alla finestra e si installò in una vasta poltrona di cuoio che gli aveva comprato poco tempo prima per due rubli una vicina rovinata, una vecchietta proprietaria. Quando il cuoio freddo toccò il suo corpo, egli trasalì e si volse indietro. Un pauroso mistero emanava dalle cose. I raggi di luna, penetranti in camera attraverso le piante poste sul davanzale della finestra, ed il fogliame del platano tracciavano sul pavimento un tremolante disegno di ombre. Una macchia nel centro del disegno rassomigliava molto alla testa della proprietaria della poltrona. Come all'epoca del contratto, quella testa coi neri capelli arruffati si dondolava con aria di rimprovero e le labbra cadenti balbettavano rivolte a lui, Tion Pavlovic, Abbi timore del buon Dio, padre. Il defunto Fyodor Petrovich comprò questa poltrona poco prima della sua morte e la pagò diciotto rubli. È forse molto tempo che è morto? È un mobile del tutto nuovo e tu ne offri un rublo e mezzo. Anche il defunto Fyodor Petrovich è lì sul pavimento, con quella sua grossa testa piena di capelli e i grossi baffi secondo l'uso dei piccoli russiani. Abbi pietà di me, signore, mormorò Tion Pavlovich. Poi si alzò dalla poltrona. Tolse i vasi di fiori dal davanzale della finestra, li posò a terra e occupò il loro posto. Le ombre si disegnarono meglio e più nettamente sul pavimento. La calma e la melanconia regnavano dietro la finestra. Gli alberi del giardino, immobili, sembravano riuniti dalla notte in un muro compatto, dietro il quale pareva ci stesse qualcosa di spaventoso. E la ruota del mulino gocciolava un suono chiaro e monotono. Come se misurasse il tempo, gli steli lunghi delle malve che stavano sotto la finestra si dondolavano con moto sonnolento. John Pavlovich si fece il segno della croce e chiuse gli occhi. Allora la sua immaginazione evocò lentamente quella storia della città che l'aveva tanto disorientato. Nella via polverosa, invasa dai raggi ardenti del sole, un corteo funebre si inoltra lentamente. I paramenti sacri del prete e del diacono accecano col loro sfolgorio. L'incensiere suona tra le mani del diacono, lanciando dei piccoli batuffoli di fumo turchino che si dileguano nell'aria. S! trascica con voce tenue un pretuncolo quasi vecchio. Tuona con voce di basso profondo il diacono, un omacione nero con una foresta di capelli neri e grandi occhi buoni che sorridono spesso. Deus, dicono all'unisono le due voci, le quali bruscamente confuse se ne vanno su, in alto, verso il sole raggiante, dove tutto è così calmo e deserto. Immortalis, unge il diacono, coprendo con la voce stentoria tutti i rumori della strada, lo stridore delle vecchie carrozze, i passi sul selzato, la voce rattenuta di una grande moltitudine di gente che accompagna il defunto. Il diacono mugge e spalancando gli occhi volge la faccia barbuta verso la folla come se volesse dire «Come l'ho modulata bene questa nota, eh?» La bara contiene un signore vestito di un ostifellius con la faccia magra e appuntita. Un'impronta grave e calma si è sparsa sul viso. La bara è portata con passo ineguale e la testa del defunto rotola un po' qua, un po' là con espressione raccolta. John Pavlovich getta uno sguardo sul viso del morto, sospira, si segna e, trascinato dalla folla, segue la bara, guardando di tanto in tanto il diacono che lo interessa con quel suo vocione e il corpo poderoso. Il diacono cammina e canta, e quando non canta, parla con qualcuno di quelli che gli stanno vicino. È evidente che l'uomo, coricato nella bara, non risveglia nel diacono nessun triste pensiero. Come quello anche lui, seguendo le leggi di natura, sarà un giorno portato così, nella strada, per essere seppellito nella terra, e anche lui, coricato allo stesso modo nella bara, dondolerà un poco la testa e non potrà più emettere la stessa nota. Ed essendo sgradito a Tion Pavlovic di guardare l'allegro diacono, si ferma, lascia passare buona parte del corteo e chiede in ultimo a un collegiale. Chi è quelli che si porta al camposanto piccino mio? L'altro si volge a guardarlo ma non risponde. Cosa è che offende Tion Pavlovich? Guarda un po' questo bamboccio che non usa alcuna gentilezza verso i grandi. Meriteresti di essere frustato. Credi forse che non verrò a sapere ciò che voglio? Guarda che moccioso! E andato oltre, si trova di nuovo vicino alla salma. La bara è portata da quattro uomini. Uno cammina presto e non con lo stesso piede degli altri. Un altro scuote ogni poco la sua folta criniera rossa e perde spesso le sue lenti. A quanto pare il defunto è leggero, molto leggero, pensa Tion Pavlovic. Forse un impiegato dello Stato. E' Gente che per lo più ha il ventre piccolo. Sì, cammina presto, come se l'uomo colicato nella bara avesse agito durante la sua vita in modo da farsi tollerare a stento, e che tutti ora fanno il possibile per sbarazzarsene al più presto. E Teon Pavlovic nota questo. Pare che siano frustati. Perché tutti si affrettano così? E dire che sono persone timorate del buon Dio? Bisogna credere che finché l'uomo viveva tutti lo incensavano, mentre, ora che è morto, lo gettono presto presto nella fossa. Non c'è tempo da buttar via. E Tion diventa triste. Verrà il tempo in cui anch'egli sarà tracinato così. E forse fra breve. Egli ha 47 anni. E questo che cos'è? chiede a se stesso Tion Pavlovich, scorgendo sul coperchio della bara delle corone, dei nastri con iscrizioni dorate e dei fiori. Ah, sì, deve essere stato certamente un uomo distinto. Ma quelli che l'accompagnano, dei poco di buono, dei sudicioni, è evidente. Chi è quelli che si porta a seppellire? chiede il mugnaio ad un signore elegantemente vestito, con occhiali e la barba ricciata che gli passa vicino. Uno scrittore, risponde dolcemente l'altro, e dopo aver guardato con un occhio il suo interlocutore, aggiunge a modo di spiegazione. Un novelliere. Capisco, interrompe vivamente Tion Pavlovic. Noi riceviamo la niva, e la mia figliola la legge. Era un personaggio importante, questo defunto? No, non tanto, disse l'altro, sorridendo. Ciò non dice nulla. Ad ogni modo, è un uomo di merito in faccia al mondo. Una la gloria del sole, una quella della luna, da che nessun astro differisce di gloria dall'altro. Intanto ci sono delle corone. Come fa caldo, oggi. Tom Pavlovich non sa spiegarsi perché il cuore gli dia tanta molestia. Ora pare che gli sfugga, ora che lo prima dolorosamente. E la bella voce del diacono canta sempre Sancta Immortalis, mentre la voce tenue ed esile del prete, appena distinguibile da quella del diacono, prega dolcemente e paurosamente Miserere. La folla che segue scalpiccia sordamente, sollevando lembi di polvere. Il morto dondola costantemente il capo e il sole ardente di luglio splende con indifferenza su tutto. Ed ecco che Tion Pavlovic è assalito da un grande abbattimento. Non ha voglia né di pensare né di parlare. Regola il suo passo su quello dei suoi vicini e, assalito dalla latente disposizione della folla, va con lei. Prova soltanto in fondo al petto quel noioso malessere che non trova né la forza né la volontà di liberarsene. Si giunge al cimitero, si fermano vicino alla fossa e si posa la bara sul rialzo, formato dalla terra cavata dal fosso. Nel farciò si vede che non hanno né capacità né abitudine di queste cose. Il defunto pende da un lato della bara, poi riprende la primitiva posizione. Pare che egli si sia guardato intorno. E sia contento che abbiano finito di scuoterlo e che ben presto cessino di farlo arrostire al sole. Il diacono si dà sempre un gran affare a scuotere l'aria con quel suo vocione. Il prete lo segue sempre. Qualcuno della folla sostiene il canto sottovoce. I suoni si innalzano nel cimitero e si disperdono tra le croci e gli alberi rachitici, soffocando Tion Pavlovich. Ed ecco ora la grossa faccenda. Il signore ben vestito, quello stesso che Tion Pavlovich aveva interrogato sul defunto, si avvicina all'orlo della tomba e dopo essersi passato una mano fra i capelli, dice «Signori!» e dice questa parola in modo tale che il mugnaio sospira, trasalisce e lo guarda con insistenza. Gli occhi del signore brillano stranamente, posandosi ora sulla bara, ora girando intorno al pubblico, e la pausa tra la sua esclamazione ed il principio del discorso è così lunga che tutti quelli che si trovano nel cimitero hanno avuto il tempo di zittire e di prepararsi ad ascoltare. E la voce dolce, di timbro metallico, così penetrante e così triste, si fa udire di nuovo. Quegli che parla, ondeggia con moto armonioso la mano, che batte la misura sulle sue parole. Gian Pavlovich capisce male ciò che dice quel signore, però capisce dal suo discorso che il defunto era povero, nonostante che per ben venti anni avesse sofferto per il bene degli uomini, che non ha avuto famiglia, che nessuno si è mai interessato a lui, nessuno l'ha apprezzato, e che è morto all'ospedale, solo, come lo è stato durante la sua vita. John Pavlovich prova una grande pietà per il defunto, e quella sensazione dolorosa che risente nel petto diventa più acuta. Egli si pone a guardarlo fissamente. Misura con gli occhi il viso magro ma cilento, il piccolo corpo rigido, e ad un tratto trova che il defunto rassomiglia ad un chiodo. Sorride a questo pensiero. In quel punto il signore ben vestito, alzando la voce, i colpi avversi del destino cadevano l'uno dopo l'altro sulla sua testa, fino a ridurlo in questo stato. Lui che si era dedicato interamente a quell'ingrato lavoro. Oscuro preparativo per l'organizzazione di una vita migliore sulla terra per tutti gli uomini. Per tutti gli uomini, senza eccezione. Appunto in quel momento gli occhi dell'oratore si fermano sul viso di Tion Pavlovic e avendo scorto il suo sorriso lanciano uno sguardo severo. Il mugnaio è pieno di confusione e retrocede, sentendo di aver torto, e verso il defunto e verso quelli che ne parla. Il sole scotta implacabilmente, il cielo turchino guarda con profonda calma il campo dei morti, e la folla è aggruppata attorno alla tomba scavata, mentre la voce triste dell'oratore risuona sempre e va dritta all'anima. Tian Pavlovic volge in giro la testa, osserva le facce rattristate degli uditori e sente che non lui soltanto, ma che tutti hanno l'animo assalito dall'angoscia. Noi abbiamo gettato sulle nostre menti un cumulo di preoccupazioni quotidiane e abbiamo preso l'abitudine di vivere senza anima e abbiamo preso così bene quest'abitudine che non ci accorgiamo nemmeno fino a che punto siamo diventati insensibili come fossimo tutti di legno. E gli uomini come lui ci riescono incomprensibili. Don Pavlovich, ascolta, lui è un morto e tutti dunque, se si deve credere a quel signore, sono anche morti, perché hanno l'anima sepolta sotto le macerie. È proprio così, dice egli a se stesso. È proprio così. Non ho forse dimenticato che ho un'anima? Oh mio Dio. Sean Pavlovich sospirò e aprì gli occhi. Un soffio d'aria tiepida, pregna dell'odore dell'erba inumidita dalla rugiada, dei fiori e dell'acqua stagnante del laghetto, penetrò nella stanza dalla finestra aperta sul giardino. E avvolse il mugnaio immerso nelle sue meditazioni. Le ombre proiettate sul pavimento tremavano più forte, come se tentassero di alzarsi e di volarsene via. Pier Pavlovich lasciò il davanzale della finestra, scostò di nuovo la poltrona e si avvicinò al letto. Buttata attraverso il letto di piume, sua moglie soffiava col naso e russava, con le braccia pienotte e largamente aperte. Quelle braccia e quel petto scoperto, Parvero a Tion Pavlovich poco convenienti e provocanti in quel momento. Avendo buttato con collera il lenzuolo sul corpo della moglie, prese un guanciale ed essendosi avvicinato di nuovo alla finestra, sedette nella poltrona. Pose il guanciale sul davanzale. Gli appoggiò i gomiti e si diede a pensare. Dopo quel funerale, qualcosa era sorto in lui che gli permetteva di considerare se stesso. Come un essere del tutto estraneo, benché conosciuto da lui, ma nuovo nello stesso tempo da qualche lato. Ai ai, ai, Tion. ai ai, ai mormorò egli scotendo il capo. Che è ciò, amico mio? Si disse con accento di rimprovero: non si sa se per la vita anteriore o per quella nuova vita d'angoscia che si preparava in lui. E non si sa perché. Ricordò uno stormo di piccioni bianchi svolazzanti al di sopra del cimitero in quel giorno memorabile del funerale dello scrittore. Rivide con gli occhi chiusi quei punti bianchi nel cielo turchino e si fece di nuovo fra sé dei rimproveri. Ebbene, vecchio mio, sei preso in fallo a quanto pare. Prova un po' a vivere ora. C'è di che farsi cattivo sangue. E tutto intorno. Era così nettamente chiaro e silenzioso nello stesso tempo, come se si preparasse qualcosa di incomprensibile, di pauroso. E le idee insolite, straordinarie, inquiete, le idee che mettono un freno al tran tran usuale della vita, formicolavano sempre nella testa non abituata a ciò del mugnaio, apparivano l'una dopo l'altra e sparivano a vicenda, ma aumentando di volume e di peso, allo stesso modo di una leggera nuvoletta bianca Apparsa nel più limpido cielo di estate e dileguata poi dai raggi del sole, a cui fanno seguito altre ed altre ancora, fino a comporne una grossa nuvolaglia nera, minacciosa, invadente a poco a poco tutto il cielo. Una facoltà del tutto speciale, e sconosciuta fino allora al mugnaio, e sviluppata in lui da quei pensieri. Una facoltà di osservar tutto, e di ricordarsi, e di rispondere ad ogni questione. Se ha forse bisogno di questo, nessuno può sottrarsi all'assalto delle idee che scombussolano la vita attuale, e l'implacabile domanda perché può condurre tutti con la stessa facilità all'angoscia. Noi opprimiamo la nostra anima. Il mugnaio si ricordava l'esclamazione dell'oratore, e le sue spalle si strinsero leggermente. Quell'uomo aveva gridato quelle parole con voce così penetrante, poi aveva sorriso con tanta tristezza. E Tion Pavlovich sentì la giustezza di quella frase. È proprio così. L'anima non vive. Sempre gli affari, scopo principale. E con ciò non si ha tempo di pensare all'anima. Ed ecco che questa si ribella ad un tratto. Ha scelto un'ora vuota e si è fatta innanzi. Dove sono i tuoi affari? E perché farne tanti di questi quando si deve morire lo stesso? A che ci prepariamo noi se prendiamo la vita nuda nuda? Alla morte? Con che cosa andremo al cospetto del Signore? Ecco ciò che l'anima ci fa pensare. Scuotiti dunque, o oh uomo, perché la sua ora è sconosciuta. Signore, abbi pietà di noi! Tion Pavlovich trasalì. Fece il segno della croce e lanciò uno sguardo nell'angolo sul volto del salvatore. Le ombre, cagionate dal lampadario, continuavano a tremolare su di esso. Era così scuro, così severo. Pareva pensare a qualcosa di grande e di penoso. Il mugnaio sentì un gran freddo nel petto. E se egli dovesse andare là subito o domani? Sì, domani sarà morto ad un colpo. Ciò può accadere benissimo. Così, ad un tratto, senza malattia alcuna, cade ed è morto. Anna! grida Tion Pavlovic, svegliati, Anna! Svegliati un solo momento, per amor di Dio! Ecco qua un uomo che si tormenta ed essa dorme. Ma la donna non ode, schiacciata dal sonno. Non avendo avuto alcuna risposta, Tion pavlovic si alzò, si vestì e, seguito sempre dal russare della moglie. Uscì sul limitare della camera. Per rimase un momento poi si diresse pian piano verso il giardino. Albeggiava. Una tenue striscia rosea annunciante l'aurora riposava sui lembi di una nuvola blu scuro immobile all'orizzonte. I platini e i tigli ondeggiavano lievemente le loro cime. La rugiada cadeva a gocce invisibili. Un asino ragliava laggiù in lontananza e nel boschetto dietro lo stagno. Uno stornello fischiava melanconicamente. L'aria è fresca e lo stornello è lieto di vivere. Che mente solida aveva quel signore e quante grandi idee! Se si potesse parlare con lui a cuore aperto, mi spiegherebbe come e perché. Posso fare qualcosa così, solo, da me? La mia testa non è certamente fatta per queste cose. Il mugnaio chinò la testa poco adatta ai grandi pensieri, e continuò non pertanto a pensare. Ci andassi a Yamchi a vedere il maestro di scuola. Anch'egli è un uomo importante. Papa Alessio dice che è lui che mi ha messo nel giornale. Che razza d'aspide gialla! Gian Pavlovich ricorda la vergogna provata quando sua figlia aveva letto nel giornale tutte le sue losche operazioni sui contadini di Curuscino e si era coperta il viso col giornale, domandando piano. Le cose sono andate proprio così, piccolo padre? Egli era andato in collera. Tuo padre è forse un brigante? Credi tu che le cose siano andate così? Che impari dunque al ginnasio, sciocca che sei! Eppure le cose erano andate appunto come le aveva descritte il maestro di scuola. Ma egli non poteva confessare questo a sua figlia? Poteva essa capirlo? Ora ha accomodato i conti con quel Curuscino. Quando la sua diga è stata sul punto di rovinare, essi l'hanno consolidata, e in quell'occasione hanno ripreso la metà del loro avere. L'hanno scorticato a tre rubli a testa. Ribellarsi non ne vale la pena. Ed egli, il padrone, ne sapeva qualcosa. Qualcuno gli aveva detto: Ebbene, voi, commerciante, avete dovuto chinare il capo e accettare i patti. E rideva con quella sua faccia gialla e maciata severa. Non siete mica forte, sapete, commerciante. Avido, sì, ma non forte. Il mugnaio era andato su tutte le furie, ma sentiva che era vero. Vero che era avido e vero pure che non era forte. Ma non farà mai giorno oggi, mio Dio? pensò egli con ansietà. Sì, tra breve stiscia rosea posata sul lembo della nuvola si era allargata e resa più viva. Si udì il suono di voci provenienti da qualche parte. Il mugnaio si avvicinò alla siepe e si coricò sopra una panca posta al lato, provando un vago malessere causato dall'insonnia. E le voci umane, sonore, nell'aria crepuscolare, si avvicinavano sempre. «Non chiedere ciò, Motria. Non perdere inutilmente il fiato». Io non rimarrò qui. Don Pavlovich trasalì e appoggiato al gomito si sollevò sulla panca. Proprio lì, dietro la siepe, nel folto delle piante di visciole, qualcuno parlava. Era Kuzma Kosciak, il garzone, in compagnia di qualcuno. Non pregare, ti dico, O stare qui sorpassa le mie forze. Me ne andrò su quello di Kuban. E io, Kusia, che ne sarà di me, te lontano? Io ti amo, Diletto mio. Ti amo con tutta l'anima, rispondeva una voce bassa di contralto. Ah, Motria. Molte mi hanno già amato e ho detto addio a tutte e tutto si è dimenticato. Esse si sono maritate dopo e si sono imputridite nel lavoro. Le incontro qualche volta. Le guardo e non credo ai miei occhi. Sono forse le stesse che io baciavo, che accarezzavo. Ah, l'anata. Tutte, una più strega dell'altra. No, Matria. Io non sono fatto per il matrimonio, credimi, sciocchina mia. Non rinuncerei alla mia libertà per nessuna donna, né per qualsiasi bella casa. Dicono che io sia nato sotto una sepe e morrò allo stesso modo. Questo è il mio destino. Andrò sempre in giro, finché avrò i capelli bianchi. Allo stesso posto. Ah, ciò mi annoia. E io, cussia, e io. Cosa farò quando sarai partito? Pensaci. Non mi ami forse più? Non hai più pietà di me? Tu dici, tu, tu dici, tu. Ti lascerò qui. Sposerai il vedovo E Egli ha dei figli, ma ciò non toglie che gli sia un buon contadino. Tu non mi ami più. E queste parole parvero uscire come un soffio dalle labbra della donna. Non ti amo. Bisogna dire che ti amo se sto a parlarti. Se non ti amassi, non starei con te. Quando si perde il tempo con le ragazze, è il segno che le si ama. Se non le si amasse, a che servirebbero, dunque? Io ti compiango, ma a che pro? Uno compiange più se stesso. Sarebbe stato assai peggio se ci fossimo separati bisticciandoci. Non è forse così? Mentre ora, vedi, tutto va da buoni amici, da innamorati. È più bello. Dunque, io andrò da un lato e tu dall'altro, ciascuno seguendo il proprio destino. Inutile parlare. Su, via, abbracciami un'altra volta, tortorella mia. L'orecchio di Tion Pavlovich distinse il suono dei baci, che si fusero con lo stormire del fogliame. Lo stornello finì per cantare più forte e più allegramente. I galli, dietro il mulino, salutarono il giorno che veniva incontro alla terra ridestata. Oh, mio caro. Mia buon Cussia, Prendi con te questa sventurata, diceva ancora la fanciulla con voce soffocata. Ecco che ricomincia la solita canzone. L'abbraccio, le parlo come ad una persona ragionevole, ed essa mi si appende al collo come una pietra. Ecco come sono le ragazze, sempre le stesse. Ma non sono forse una creatura umana? E che vuol dire con ciò? Sì, sei una creatura umana. E io cosa sono? Io? Non sono forse un uomo? Mi vieni a dire certe cose. Ci siamo riavvicinati di buon accordo. Ebbene, ora è venuto il momento di separarci. E bisogna farciò pure di buon accordo. Tu hai bisogno di vivere e anch'io ho bisogno di vivere. Quindi non dobbiamo darsi noia scambievolmente. Bisogna vivere ad ogni modo. E bisogna darsi da fare. Ecco che tu piagnucoli, scioccherella! Ricordati piuttosto quanto sia dolce lo stare abbracciati e darsi dei baci, anima mia, dolcezza mia. Si udì di nuovo il suono di altri baci, interrotti da un mormorio appassionato, soffocato, e da profondi gemiti e sospiri. Un fremito percorse ad un tratto le cime degli alberi e tutto intorno e nel cielo stesso, e tutto parve sorridere con sorriso fresco, roseo. Era il primo raggio di sole che guardava la terra. E come a salutarlo, un mormorio carezzevole si sollevò dal giardino addormentato e alitò un venticello fresco, vivificante, tutto a profumi. I discorsi sonori in voce di tenore di Kuzma che pieni della coscienza della propria indipendenza e del convincimento del suo diritto, il contralto ansiosamente appassionato della giovinetta, mitigarono il sordo dolore nel petto di Dion Pavlovich. Ah! Il diavolo! esclamò egli mentalmente all'indirizzo del garzone. Che furbo matricolato! E invidiò quell'uomo allegro, libero, per la sua scienza della vita, per la sua convinzione di aver ragione. Poi il mugnaio si vergognò di qualche cosa. Non sapeva bene se di aver ascoltato di nascosto quel duetto oppure di averlo invidiato. Si sospirò e volle rientrare in casa. È tempo che io vada al lavoro, Motria. Tu capisci, eh? Vieni tra poco. Non sarai venuta, ma non posso fare a meno di venirsi, disse con un gemito la fanciulla. Non essere tanto in pena, va. Il tempo asciugherà le tue lacrime. Fino a quel tempo ci rivedremo, più di una volta. Non è vero? Addio, pallotto la mia. La siepe scricchiolò dietro la schiena di Tion Pavlovich. Come il vento nelle steppe, vuole e scherza. Oh, oh, buongiorno, padrone! Don Pavlovich si tolse il berretto e guardò confuso il suo garzone. Buongiorno! L'altro se ne stava innanzi a lui in atteggiamento libero e forte. Il largo petto bruno, sollevato ritmicamente dal respiro eguale e profondo, appariva dalla camicia rossa semiaperta. I baffi rossi avevano dei piccoli movimenti beffardi. I denti, bianchi, ben allineati, brillavano sotto i baffi. I grandi occhi turchini ammiccavano astutamente, e tutta la persona di Cusma parve al suo principale così fiera e imponente che il mugnaio provò il desiderio di andarsene al più presto, perché il garzone non si accorgesse della sua superiorità sul padrone. Ti diverti sempre, eh? Perché non divertirsi finché se ne ha la voglia e il tempo? Lavorerò a suo tempo. Cosa devo macinare prima? Il grano del pop o l'altro? Bisognerebbe occuparsi pure della macchina. Macina, è vero, ma fa troppo spreco. Sì, si potrà. Ecco, vado, disse Teon Pavlovic e bruscamente tacque il suo malgrado. E io, ragazzo mio, ero coricato qui, sulla panca, ne ho udito come hai trattato la fanciulla. Sai sbrigare bene i tuoi affari con loro? Ah, eh, eh, non c'è male, disse Cusma, muovendo i baffi. Pare che tu ne abbia conciate non poche di quelle figliuole, eh? Non ho contato. Che c'è di male? Non le storpio mica. È vero, ma... però... Ecco, per esempio, non compiangi forse quella ragazza, Cusma? La compiango, si compiange sempre, ma... anche però. E se per caso un bambino... Ciò accade qualche volta, non è vero? Bisogna credere che ciò accada. Si può forse sapere? Tutte queste domande parevano evidentemente annoiare Kushma. Cambiò posizione ai piedi e, con le labbra strette in una smorfia di dispetto, si mise a tossire. Don Pavlovich era lieto ora di vedere l'operaio impacciato dalle sue domande. E con i sopraccigli severamente aggrottati, continuò: E non pensi a peccato? Perché è un vero peccato? Quale peccato? Ma di agire in quel modo? Ai bimbi nascono tutti a un modo, davvero? Sia dal marito che dal primo venuto, disse Cusma. E sputò di lato con fare scettico. In quanto a questo hai torto. Se viene dal marito è assolutamente legale. Ma se viene da te, dove vuoi che lo si metta? La ragazza, per evitare l'onta, perderà il bambino e lo butterà nello stagno. E il peccato ricadrà su di te. Il mugnaio sentiva un piacere matto a confondere il suo operaio. Ma padrone, disse Cusma seccamente e seriamente, se vi si pensasse di più, si troverebbe che in qualsiasi modo si viva, c'è sempre peccato. Così è peccato e così è pure peccato, spiegò Cusma facendo un gesto con la mano a destra e a manca. Hai parlato? È peccato. Non hai detto nulla? Peccato. Hai fatto qualcosa? Peccato. Non hai fatto niente? Peccato. Si può forse sapere? Bisogna entrare in questo convento. Non credo di averne alcuna voglia. Vi fu un silenzio. La frescura del mattino fece trasalire Kusma. Tu me ne una vita molto allegra e molto leggera, ragazzo mio, sospirò Tian Pavlovic. Non me ne lagno, rispose Kusma, scuotendo le spalle. Una bella vita, sì. Ebbene, va, versa il grano. Quello del Pop. Versa pure quello del Pop. Verrò un po' più tardi. Come ragioni con semplicità? Ed è vero, tutto è peccato. Ah sì! Di è che tu, Cusma, sei leggero come una bolla di sapone. Una bolla di sapone? Forse è vero, vada pure per la bolla di sapone. Cusma guardò attentamente il principale. Ma certo, il mio piccino ne fa. Quando la soffiata in fondo alla festuca di paglia diventa grossa così, brilla di tutti i colori dell'arcobaleno. E va, vola via e crepa. Gusma sorrise. A che cosa mai mi paragonate? Mai così tu vuoi lasciarmi? Sì, me ne andrò. Ma che necessità hai di andartene? Faresti meglio di rimanere. Aumenterò il tuo salario. No, non monta. Mi annoio mortalmente qui e me ne andrò ad ogni costo. Da, gli è che mi secca di lasciarti andare via. È un buon operaio, disse Tion Pavlovic con aria pensosa. No, va al meglio che me ne vada. Bisogna che io vada nelle steppe. Vi è dello spazio laggiù, molto, molto spazio. Anch'io vi rimpiangerò. Mi ero abituato a voi, ma me ne andrò, perché ciò mi attira. Non bisogna resistere a se stesso. Quando qualcuno comincia a discutere contro se stesso, può dirsi perduto. Questo è anche vero, Kuzma. Ah, è proprio vero. Tutto il corpo di Tion Pavlovich fu scosso ed egli scosse il capo, chiudendo fortemente gli occhi. Ecco che discuto anch'io. Vieni a prendere il tè, Tion Pavlovich, gridò sua moglie. Vengo. E tu, Kuzma, va tu pure. E che Dio ti assista. Kuzma lanciò un'occhiata obliqua sul padrone e se ne andò fischiettando. In una camera spaziosa e pulita, la tavola era apparecchiata vicino alla finestra, con sopra il samovar che mormorava, un pannello di pan bianco e un vaso di latte. Robusta, fresca, molto colorita e col volto pieno di bonomia, la moglie di Tian Pavlovich era seduta a tavola e la stanza era invasa dal sole mattutino, carezzevole, non troppo caldo. Tian Pavlovich si avvicinò lentamente alla tavola, mordicchiandosi la barba, con le mani dietro il dorso e lanciando delle occhiate poco benigne sulle spalle della moglie. Buongiorno, Pablic, gli disse essa, volgendo il capo e sorridendogli con affabilità. Che hai avuto? Che manco questa notte hai dormito? Avresti dovuto curarti con qualche cosa. Ciò comincia a preoccuparmi. È appunto a causa di queste preoccupazioni che tu hai soffiato tutta la notte come una locomotiva, disse il mugnaio ridendo. E io chiedevo a me stesso, per quale ragione Anna si è messa a fischiare così? Pare che sia preoccupata. Tu hai voglia di dire. Dio si è lodato. Ecco che sorridi. Sono parecchi giorni che non sorridevi più. Il riso ti ha abbandonato. E sei stato così cattivo in questo tempo. Io credo che il riso sparirà per sempre da una vita simile, disse Tion Pavlovic a mezza voce. Gli affari. «Fanno forse male?» chiese la moglie inquieta. «Non è di pane solamente», dice la scrittura. «Ed è precisamente quello che è avvenuto. Mi ha preso al cuore e mi rode. E roderà finché non si darà spazio all'anima. Noi abbiamo ingombrato quest'anima di macerie ed essa geme senza aria. Bisogna dare qualcosa alla chiesa e tutto passerà», consigliò la moglie. Il mugnaio taceva. Pensava a padre Alessio. Rapace assai, quel pop. Quante volte aveva intralciato i suoi affari con i contadini del vicinato. Oppure prendere un orfanello. Questo era meglio. Forse dai diabilci, per esempio. Devo versarti dell'altro tè? Perché hai già rovesciato il tuo bicchiere? Non ne voglio più. Tion Pavlovich guardava il viso della moglie, che gli appariva così grassa, così insipida, così stupida, e pensava. Cosa che sorride sempre? Ad ogni modo sarebbe stato meglio chiamare il medico. Vuoi che lo faccia venire? Vai al diavolo, tu e il medico, disse il mugnaio adirato. Ed essendo entrato in un'altra stanza, si trovò fra i piedi il figlio, che dormiva per terra. Tion Pavlovich si fermò e si pose a guardare attentamente la testa nera ricciuta, affondata nelle pieghe del guanciale e del lenzuolo ammucchiato in un punto. Le guance brune e la fronte del fanciullo erano imperlate di goccioline di sudore. Guardalo qua, come se la gode, pensò Tion Pavlovic. Tu dormi. Chissà qual vita ti è destinata nella vita. Tion Pavli, Ash, cosma vi chiama? Marfutka, dalla bocca storta, lo chiama dal mulino. L'anno prima il mugnaio aveva mandato in malora così, a caso, lei e tutta la sua famiglia ed egli se ne rammenta ora. Foma, il padre di Marfutke, andandosene per cercare lavoro altrove, gli aveva detto dal limitare della porta. Non si può dunque ottenere una dilazione? Va bene. Ebbene, bene, sia pure. Addio dunque, pavlovic Che Dio ti giudichi. Bisogna credere che le lacrime degli orfanelli si faranno udire un giorno e tu, amico caro, urlerai tu pure. Addio. Ma era rimasto molto tempo ancora sul limitare della porta. Si era grattato lentamente, ora il fianco, ora la schiena, e aveva ripetuto cinque o sei volte la stessa cosa, col viso così alterato dall'emozione che l'anima di Tion Pavlovich ne era rimasta scossa. Non è possibile alcuna dilazione? Bene, il mugnaio aveva finito per cacciarlo. Sì, vi sono diverse cose, pensava egli in quel momento. Vi sono alcune cose che non sono secondo la legge. Eppure non si può fare a meno di farle. La reputazione ne scapiterebbe. Ma questo ragionamento non lo tranquillizzava per nulla. I suoi pensieri affollantisi gli pesavano sul petto. Andrò ai Yanchi, decise egli ad un tratto. Marfa, dia Igor che attacchi il cavallo. Cusma, grigio di polvere, stava sulla porta del mulino. E guardava fischiettando il cielo in cui una nuvoletta vaporosa si fondeva nei raggi del sole. Qualche cosa strideva e batteva dei grossi colpi. Più in là si rovesciavano dal mulino i getti argentei dell'acqua in un fruscio continuo. Tutta l'aria era piena di rumori pesanti, gementi e pregna di un leggero velo di polvere. La correggia sta per rompersi da un momento all'altro, Tion Pavlovich», disse Cusma sputando di lato. Chiedini una nuova a mia moglie. Il lavoro cammina? chiese Tion Pavlovic all'operaio e subito notò che mai, prima d'allora, aveva parlato così gentilmente al suo operaio. Cammina, rispose Cusma e osservava il padrone senza farne le viste. Ebbene, tanto meglio. Dunque, tu sei una bolla di sapone. Se ciò vi piace, vada pure per la bolla di sapone, accossetti Cusma senza entusiasmo e scosse le spalle. La tua vita è molto facile, sì. Perché farsene una penosa? È giusto, approvò il mugnaio e sospirò. Non gli riusciva di afferrare con parole quel pensiero su cui voleva interrogare Cusma, e sentiva che a starsene così silenzioso, a testa bassa, innanzi a questi, la sua dignità di padrone scapitava agli occhi del suo operaio. E quando bisognerà morire? Ebbene, allora. Quando sarà venuto il momento, ci coricheremo e morremo, rispose Cusma, il quale osservava sempre più attentamente il padrone. Bene. E tutti gli altri uomini? Quali altri uomini? Morranno pure quando la loro ora sarà giunta. Sì, sospirò Tion Pavlovich, è giusto, tutti morranno. È triste per l'uomo. Cusma muoveva lentamente i baffi. Poi cacciò una mano nei capelli rossi, l'altra nella tasca del pantalone e cambiando ad un tratto posizione dai piedi, disse ridendo allegramente: Eh, padrone, voi avreste dovuto andare in città e divertirvi a cui non posso. Ciò vi avrebbe fatto un gran bene. Si vede che avete l'anima pulita come la tasca di un censaiolo. Non è così? E toccata la spalla del padrone con una mano, Cusma scoppiò in una gran risata. Il gesto e la risata colpirono il mugnaio. Come se avesse perduto la coscienza della sua personalità, egli sorrideva scioccamente al suo operaio, pur sentendosi offeso fino alla sofferenza. Ah, Gusma, vediamo un po'. Come puoi? È vero che andrò a Yamki. Andrò dal maestro di scuola, per parlare. Andateci allegramente. Doniasca di Cova vi parlerà in modo che tutte le vostre idee salteranno fuori come le pulci dal fuoco. Disse Kuzma a mo' di saluto. Alcuni minuti dopo, Lukic, il baio ben nutrito, correva a trotto uguale e cadenzato sopra un sentiero sinuoso e molle fiancheggiato ai due lati da folte macchie di noccioli e viscioli. I rami flessibili toccavano la testa di Tom Palovic, si abbassavano come se cercassero di guardarlo negli occhi, e quando una foglia gli andava in bocca, il mugnaio stornava il capo, sputava e pensava sempre alla sua vita disorientata. Ciò va male, malissimo, pensava. Questa una vita. Si vive come tutti gli altri e pare che tutto vada bene. Poi accade ad un tratto che si facciano delle riflessioni e tutto va a rotoli. Le idee assalgono in strano disordine la testa di un uomo che non è fatto per accoglierle e li sono tutte nuove, estranee e per nulla familiari. Ed egli rimpiange i giorni passati così tranquilli, quando tutto era così chiaro e definito. In altri tempi, dopo il tè della sera, seduto sul limitare della casa, Don Pavlovich faceva leggere a suo figlio Mitka i racconti spaventevoli del giro del mondo, e intorno ad essi stava la famiglia, la moglie e la figlia, e tutto era così calmo, familiare, caro al cuore. L'anima era chiara e tranquilla, non c'era da pensare a nulla. Qualche volta si trovava un importante, vi si vedevano degli alberi con foglie enormi, ben frastagliate. Il fiume scorreva, lo spazio, le estensioni lontane, non erano deserte e noiose come le nostre, le russe, ma erano invece così attraenti. E la famiglia ci discuteva su: Ecco un buon posto per impiantarvi un bulino». Dopo aver parlato su quel tema, si, si affondava in qualcosa di molle e di caldo, come un letto di piume e non si aveva più nemmeno la voglia di parlare. Vi si stava così bene che si sarebbe desiderato di rimanere per sempre a quel modo, senza parlare e senza muoversi. Le tettoie, le brutte casucce di yamchi seminate sulla costa, apparvero da lontano, parevano essere state gettate sulla terra alla rinfusa, ed esservi si accovacciate, tristi e paurose, senza osare neppure di mettersi in linea dritta. Di un grigio sporco, meschina, Parevano anche più misere e povere sotto la cupola del cielo profondo e insensibile che si stendeva su di esse pensoso e imponente. E questa è un'abitazione umana, pensava Tion Pavlovich avvicinandosi. In ciascuno di questi palazzi vi sono anime umane, sebbene il fabbricato sia buono tutt'al più per un moscerino. Su via, Lukit, spicciati! Vado dal maestro di scuola. E perché? Per la conversazione <ride> strano. Come sarà questa conversazione? Egli mi rimprovererà e certo dirà: tu, uomo, pensa all'anima e mi spiegherà. E io, va pure, non temere, dirò: ho oh, peccato. Quello che hai scritto nei giornali è vero. L'ho ingannati. Essi pure mi hanno ingannato, ma una volta sola. Io invece, tre volte. Se vuoi scrivere, scrivi, fa pure, ma spiegami prima. Perché finora vivevo senza sopraccapi, senza sciocchezze per la testa? Mentre ora mi sento perduto. È un beneficio per l'uomo o è effetto della sua stupidaggine? È destinato così l'uomo, o è lui che inventa tutto ciò? Uh, oh, Lukitz! Lukitz agitava la testa e la scuoteva perché la polvere della via gli era entrata nelle narici e alzava pacatamente le zampe, avvicinando quel peccatore del suo padrone a Yamki. Ecco la scuola, rassomigliante più a una piccola nave capovolta, anziché a un tempio della scienza. Il maestro di scuola è seduto presso una delle tre finestre, occupato a raschiare col coltello un bastoncino, e guarda con indifferenza il mugnaio che è giunto. Salute, Alexandro Ivanovic. Sono venuto a trovarvi. Vuoi accogliermi nella tua casa? Entrate, ve ne prego, disse il maestro, e lasciò la finestra. L'accento asciutto del maestro e di suo viso serio, magro e arcigno scoraggiarono Tion Pavlovich, il quale sentì una stretta al cuore. Girò e rigirò attorno alla carretta per attaccare le redini al sedile prima di entrare in scuola. E passando innanzi alla finestra, vide che il maestro di scuola riponeva sullo scaffale un grosso libro e sorrideva in modo molto ironico. Buongiorno di nuovo, disse il mugnaio con forzata tranquillità, porgendo la mano al maestro. Ah! Oh. «Che caldo!» Il maestro gli porse le dita ossute e fredde e con un moto speciale del capo verso il banco disse brevemente «Sedete! Ora ci sederemo», acconsentì il mugnaio e sedette sul banco vicino alla finestra dove era prima seduto il maestro il quale con le mani dietro le spalle e tossendo andava ora su e giù per la stanza con un movimento sempre più accelerato. «Silenzio!» con Pavlovich, seduto al suo posto, si sfregava il ginocchio con la mano destra, si lisciava la barba con la sinistra con fare non curante, e spezzonava attentamente il povero mobilio della piccola stanza. Questa stanza aveva due porte, una conducente nell'anticamera, l'altra in scuola, simile a una tettoia. Il mobilio della camera era composto da una tavola, due sedie, una branda, uno scaffale con dei libri, e un tronco d'albero sul quale questo scaffale era appoggiato. Ecco che il maestro si è avvicinato allo scaffale e si pone ad ispezionare i libri, come se volesse assicurarsi che fossero gli stessi di poco prima dell'arrivo del visitatore. Entrambi sono imbarazzati, ed entrambi lo sentono chiaramente, ciò so che li rende anche più impacciati, e il loro silenzio diventa sempre più penoso. Mi dovete dire qualcosa, chiede ad un tratto il maestro lasciando lo scaffale e facendo un passo verso l'ospite che guardava bene in faccia. La sua fronte è corrugata, le sopracciglia contratte con malumore. Ha voglia di tossire, ma si trattiene e stringe fortemente le labbra, ciò che dà al suo volto delle macchie brune, e fa sollevare e respirare penosamente il petto magro e concavo. Mmm. strascica il mugnaio che distoglie gli occhi dal maestro e pensa. L è conciato per le feste. Non ne avrai per molto tempo, vecchio mio. E quel chiodo sul quale il signore ben vestito aveva pronunciato un discorso gli torna alla memoria. Come dirti questo, Alexandro Ivanovic? E così dicendo il mugnaio pensa sempre: Non ci sarà alcuno per dire dei discorsi su costui. Era così, solo, solo. I buoni contadini lo seppelliranno e tutto sarà finito e poi nulla più. Benché anch'egli scriva. Pare che abbia gli intestini deboli. Scrive e resta in campagna. Come fare a cominciare la conversazione? Volete prendere un po' di tè? chiese il maestro e tossì infine in modo spaventevole, premendosi il petto con le due mani. Il suo volto diventò grigio, il corpo si contorse tutto mentre qualcosa fischiava, rantolava, strideva nel suo petto. Come se un vecchio orologio si fosse nascosto e stesse lì per suonare. Si potrebbe prendere un po di tè, decise Tion Pavlovic. Tu hai una tosse fortissima. E intanto perché ce l'hai? È estate, fa caldo. Perché? Ma. così, disse il maestro, sedendo sulla sedia. Qualcosa di molto triste emanò da quelle parole. Il mugnaio provò una noia fredda a quelle parole che non dicevano nulla. Ivanovna. Accendete il samovar, gridò il maestro dalla finestra. Si udì un breve rumore di ferraglia in anticamera. John Pavlovich sapeva che quel rumore era prodotto dal tubo del samovar, ma non sapeva come cominciare la conversazione col maestro di scuola. L'altro taceva pure, coi sopraccigli aggrottati e la testa ostinatamente curva verso terra. Il silenzio continuò ancora per molto tempo, irritando i due. Il tubo è caduto, disse Tion Pavlovic al maestro. Questi si alzò e, avvicinandosi alla finestra, disse Ivanovna, il tubo è caduto. Lo so, sono qui, gli rispose qualcuno brontolando. La caduta del tubo parve rianimare il coraggio dei due uomini, che soffocavano l'uno di fronte all'altro. Ebbene, dunque, disse il maestro, sfregandosi il costato sinistro, dunque voi volete parlare con me. Perfettamente, assentì il mugnaio e inclinò il capo più volte. Benissimo, e indovino perché. Ah, oh, non credo! disse Don Pavlovich, sorridendo con fare incredulo. È certo per quello che ho scritto di voi nel giornale, disse il maestro. Inarcò le sopracciglia, gonfiò, non si sa perché, e con aria preoccupata le guance, e corrugò la fronte con maggiore severità. Io ho pensato, appunto, che eri stato tu a scrivere, esclamò il mugnaio. «Per certo!» Il maestro di scuola non si aspettava evidentemente quest'uscita, perché spalancò gli occhi e guardò bene in faccia il suo ospite. «Avevate pensato?» «Ma sì, deve essere certamente lui, pensavo io, perché vi sono soltanto due persone che possono farlo, tu e il Papa Alessio. Egli pure è in collera con me.» «Cioè, come sarebbe dire, anch'egli? Sono forse in collera con voi, io?» disse il maestro stupito. E come no? Ma a proposito di che? Eh, lo so io, forse? Tu hai scritto, e io devo interpretare la cosa come posso. Scusate, ho scritto ciò non per animosità personale contro di voi, ma per sentimento di equità, continuò a dire il maestro con animazione. E accendendosi, alzando la voce, aggiunse, Voi non avete alcun diritto di dire che ho scritto quello che ho scritto perché ero in collera. No. Bye, disse il mugnaio facendo un gesto di dubbio con la mano. Perché, dunque, l'hai scritto? Perché avevate agito verso i contadini di Curcino in modo poco onesto. Che paroloni, poco onesto. E quando la mia diga è stata portata via, hanno essi agito in modo onesto con me? Perché non hai scritto nulla contro di essi? Ma, scusate, disse il maestro, citandosi sempre più. Il suo volto si coprì di macchie e fu preso come da balbuzie. Era evidente che voleva dire molte cose, ma non sapeva per dove cominciare. Le sue orecchie avevano dei tremiti strani, gli occhi brillavano, e tutto il viso nervoso e magro cambiava ad ogni istante. Guardandolo, il mugnaio sentiva ribollirgli il sangue. Che è questo? permettete. Hai scritto su di me? Scrivi pure su di loro. Se io agito con loro non secondo la coscienza. Tu sai pure che anch'essi hanno agito similmente con me. E questo è accaduto sotto i tuoi occhi. E perché taci e dici che è per equità? Ah, questo poi. Ebbene, e poi? E ad un tratto, con una bizzarra contorsione di tutto il corpo, tossendo e affrettandosi mangiando le parole, partì a gran carriera. Voi non capite, io non potevo, cioè, io. Chissà che diavolo sospettate. Ma quale animosità potevo avere verso di voi? Cioè no, essa esiste, esisterà sempre, gli do egli improvvisamente con voce acuta. Te lo dicevo io, lo vedi bene. E poi dici, per equità. Come può essere per equità, quando sei mosso dalla collera? Ah, là, tu! Non ti rimane molto tempo da vivere, e cerchi di turbare la pace degli altri. E mia figlia, leggendo i tuoi scarabocchi. Ha avuto delle parole di rimprovero per me. Mia figlia, capisci? E questo perché? Scusate, gridò il maestro di scuola, che mi importa di vostra figlia? Io non dico ho dell'animosità contro di voi personalmente, ma dico contro il gruppo, contro il partito. Non mi stare a dire paroloni. Non ne ho bisogno. Ti capisco lo stesso. No, io. voi mi offendete coi vostri sospetti. Potete combattermi con fatti, provare che non ho capito la cosa in modo troppo esatto, che non ho ragione, ma dire... Posso dirti tutto, dichiarò il mugnaio, battendosi il petto con la mano aperta e alzandosi dalla sedia con la coscienza della sua dignità. Io sono un personaggio importante in paese. Mi si conosce e mi si rispetta a cento verste all'ingiro. E tu? Tu vali diciotto rubli al mese. Io non voglio. Il maestro batté il piede a terra e si arrestò tutto tremante, soffocato dall'emozione e da un accesso di tosse. E mentre si contorceva, temendo di dolore e di mancanza d'aria nei polmoni, John Pavlovich, dritto innanzi a lui nell'atteggiamento imponente del vincitore, da faccia rossa ed eccitata, gli andava dicendo a voce alta e distinta e con il convincimento di aver ragione. «Eh, tu, uomo giusto, smascheri gli altri, ed ecco che ti smascherite pure!» Ecco che ti riduci. Io sono venuto da te come ad un uomo saggio, per una conversazione, per parlare a cuore aperto di quella. perché. e in qual modo? perché la mia anima è turbata. E tu mi hai forse compreso? Hai scritto? Ebbene, e poi? Hai scritto? E chi mai l'ha letto? Solo il pop ha letto. Io sono rimasto qual ero prima. Sì. Io sono venuto a te con l'anima e non con animosità. E tu, tu continui a gridare contro di me. Puoi forse gridare contro di me? Riceve diciotto rubli al mese, vive separato dal mondo, come un orso, ed ecco che si occupa di equità. Guardate un po. Eh, addio, dico, non mi offendo della tua impertinenza. Ma ti compiango, sai, ti compiango. Addio. La tua vita è assai trista, e noi morremo tutti. Non bisogna dimenticarsene. Sì. Finito il suo discorso, John Pavlovich si sentì così triste da piangerne quasi. Assalito da un accesso di tosse, il maestro stava sulla sedia, piegato in due, col capo molto chino in avanti e tremava in tutto il corpo. Una delle sue mani premeva al petto e l'altra faceva dei gesti convulsi, in aria, desiderando evidentemente arrestare la tiritera del mugnaio. Vedendolo in quello stato, il mercante fu preso da pietà per lui e nello stesso tempo desiderava dirgli qualcosa di così sensibile da mettere nel cuore del maestro quell'angoscia che sentiva nel suo. Ma non trovava le parole adeguate, ne v'era nulla di commovente nelle sue parole, benché la sua voce fosse tremula e modulasse note basse e piagnucolose. Il mugnaio capiva benissimo che quanto era occorso tra lui e il maestro era umiliante per entrambi. E desiderò terminare al più presto quella scena penosa. Addio, non essere in collera con me quando ti troverai innanzi al Signore. E fatto un gesto con la mano, si calcò in testa il berretto e uscì precipitosamente. No, scusate, esclamò dietro di lui il maestro con voce rauca, eccitata. Bene, bene, grugnì il mugnaio nella barba mentre staccava le redini. Tornate, noi dobbiamo. Il maestro si era affacciato alla finestra. Col corpo a metà fuori di essa si aggrappava con una mano alla persiana e gesticolava con l'altra. Nessuno deve nulla. Noi tutti siamo uomini, mormorava Tion Pavlovic poggiando il piede sulla predella della carretta. Tornate! gridò il maestro in modo così strano che Ton Pavlovic si voltò e lo guardò. Il suo volto era spaventevole, gli occhi torbidi, la fronte madida di sudore, e la gola si contraeva in modo spasmodico. Il mugnaio ne fu spaventato. Ah, verrà un'altra volta, è lo stesso! E fatto un gesto disperato con la mano sferzò vigorosamente Lukic, il quale trascinò via ad un tratto la carriola. Il maestro di scuola gridava qualcosa alle sue spalle. Trotta! gridò Tion Pavlovic, frustando di nuovo il cavallo, e strinse pure fortemente i denti per far tacere in lui quel sentimento amaro di cui era invaso. Uscito dal villaggio, egli s'acquietò alquanto. L'Ukis sgambettava vivacemente sulla via sinuosa, in mezzo al deserto dorato dalle messi mature. Una nuvola si ammassava sul davanti della via. Alcune nubi grigio scure, tutte sfioccate, si riunivano strisciando in una massa pesante, quasi nera, che si inoltrava incontro al mugnaio, proiettando sulla terra un'ombra nera. Anche l'anima sua era di nuovo invasa da ombre. Tirò le redini e senza pensarvi voltò a sinistra, su una via più larga e meglio battuta. La nuvola minacciosa gli stava ora a destra. Davanti un isolotto boscoso si delineava in mezzo al mare giallo del grano. E qua e là, tra il deserto ondulato e inondato di luce abbagliante, strisce nere di terra, arate, apparivano all'occhio povere, melanconiche, in mezzo a quelle splendide messi. Emanava da quelle strisce qualcosa che era tristava l'animo del mugnaio, come se ci fosse qualche affinità con esso, e le spighe agitate dal vento sussurravano dolcemente, rivolgendo il loro mormorio al cielo turchino, illimitato, che si stendeva sul suo capo. Lukic trottava, avvicinandosi sempre più all'isolotto verdeggiante che si delineava più chiaramente sul fondo giallo smagliante delle messi e sul cielo turchino un po' offuscato. Ma io mi dirigo alla stazione pensò il mugnaio, quando di dietro a una collina apparve la lunga fila dei pali telegrafici e l'angolo oscuro della casetta del guardiano, quasi sepolta nel cumulo di terra monticchiata attorno ad essa. E se andasse in città? In quanto al cavallo lo rimanderei a casa con qualcuno della stazione. Ah sì, sono andato dal maestro di scuola e gli ho parlato. <ride> il maestro. Quando si tratta di insegnare agli altri, tutto va bene, ma... Impara un po' a conoscere te stesso, capisci ciò che ti sta di intorno, come e perché. Se l'anima mia non mi avesse spinto verso di lui, neppure il diavolo mi avrebbe deciso ad andare da lui. E tu, maestro, tu devi restare sempre così padrone di te da non fare alterare l'umore delle persone che ti avvicinano. E lui, guardate un po', si è innalzato con la sua austerità più in alto del tubo di un caminetto. Ed eccolo che pronunzia delle profezie. Oh, le grandi virtù a tanto al chilogrammo. Più vi pensava, e più si convinceva che il maestro avesse torto. Come stavano le cose? Egli, Tion Pavlovich, aveva avviato espressamente il discorso sull'articolo del giornale allo scopo di mortificare il cattivo maestro di scuola ed intenerirlo nello stesso tempo, mostrandogli come egli, il mugnaio, avesse l'anima in pena a causa di quella corrispondenza. E in quel modo capisse il suo fallo. E se il maestro fosse stato più alla mano, gli avrebbe descritto i suoi pensieri. Ed ecco che il maestro era andato addirittura nelle nuvole. Quando il mugnaio si fu persuaso che tutto era andato precisamente così, se ne sentì accorato e anche offeso. Guardate com'è la gente. Non potete occuparvi del prossimo, visto che non ne avete bisogno e non lo temete. Che bella cosa, non c'è che dire! E questi sono dei maestri, dei letterati. A quanto pare siete più tenoli della vostra austerità che dell'anima del prossimo. E sentendo con quale facilità varie idee si formavano nella sua testa, John Paolovic disse bruscamente a voce alta: Se potessimo lottare con te, maestro, chissà chi ne avrebbe la peggio. L'Ulkitz trottava, avvicinandosi alla stazione, che appariva dietro le colline. Un treno veniva verso la stazione, fischiando e lanciando un grosso pennacchio ondeggiante di vapori bianchi, riempendo l'aria di assordante rumore. E al fracasso del treno facevano eco i rombi del tuono della grossa nuvola, che aveva già invaso di tenebre i due terzi del cielo. Alcuni momenti dopo, Teon Pavlovic era seduto in uno scompartimento, e filava attraverso le steppe, seguendo con gli occhi le zone di grano e di terra, di fresco vangata, che correvano innanzi al finestrino. I guizzi dei lampi squarciavano continuamente il cielo nero, e il tuono rumoreggiava al di sopra del treno che correva a tutto vapore. Il rumore delle ruote striscianti sulle rotaie e lo strepito delle catene che riunivano le vetture si fondevano col rombo del tuono, mentre i lampi, insopportabilmente vivi, accecavano gli occhi, brillando ad ogni momento innanzi alle finestre. Ma. Dove vado io? pensò Tion Pavlovic e si rincantucciò paurosamente in un angolo del sedile. Al di fuori tutto grondava acqua, tutto si dimenava, come se si compiesse qualche gigantesco lavoro di distruzione. Che bisogno ho io di andare in città? chiedeva il mugnaio a se stesso con un vago senso di angoscia. Egli era scosso, sballottato. Il luccichio dei lampi gli faceva chiudere gli occhi ad ogni momento. Il rombo dei tuoni lo faceva trasalire e croce segnarsi in continuazione. Raggomitolato miseramente nel suo cantuccio, il mugnaio finì per addormentarsi. Dove potrei andare? E da chi? si chiese Tion Pavlovic, dopo aver attraversato due quartieri allontanandosi dalla stazione. E sentì che non provava alcun desiderio di rivedere nessuna persona di conoscenza, e che insomma non aveva voglia di sorta. Aveva dormito lungo tutto il tragitto. Giunto in città era andato in un albergo, vi aveva mangiato una zuppa di cavoli e del pesce, vi aveva bevuto del tè e aveva guardato la pioggia cadere da dietro la finestra. La pioggia cadeva a grossi goccioloni e cadde a lungo, forse per tre ore, e il mugnaio rimase là, assorto nei suoi pensieri, che gli avevano prodotto una specie di intorpidimento. Poi decise di tornare a casa sua. Ma quando giunse alla stazione trovò che il treno era già partito. Sedette sul marciapiede della stazione e stette a guardare manovrare i treni e girare e muoversi gente diversa, sporca e puzzolente: gli ingrassatori, quelli che compongono i treni, quelli che li attaccano, i conduttori dei treni di mercanzie. I treni arrivavano e partivano e tutto quel tumulto affaccendato della ferrovia pareva un po' vano a Tion Pavlovic senza ragione plausibile senza necessità perché dimenarsi tanto e darsi tanta pena mandare tanto e ricevere tanto se tutti gli uomini giunto il loro momento morranno e poteva essere anche domani sarebbe stato meglio preoccuparsi di più del proprio riposo e il mugnaio sentì di nuovo il bisogno di un riposo profondo sonno lento senza pensieri e senza cure e questo desiderio lo trascinava. Allora egli tornò ad agitarsi per la città. Calmo ed indifferente a tutto ora, eccetto a quanto gli si agitava confusamente nell'animo, che gli era incomprensibile e che gli impediva di vivere. Le vie erano silenziose ed oscure. I becchi del gas, non si sa perché, non erano stati ancora accesi, e la luna cominciava a mostrarsi. Alcuni lembi di nuvole passavano rapidi nel cielo. E dense ombre strisciavano sul selciato e sui muri delle case. L'aria era pregna di vapori soffocanti, dell'odore acuto del fogliame bagnato, della terra riscaldata, di quell'odore pesante così comune alle città. Passando al di sopra dei giardini, il vento scuoteva i rami degli alberi producendo un debole e dolce fruscio. Quel mormorio e le ombre delle nuvole dettavano su ogni cosa una tinta di melanconia e di stanchezza. La via era stretta, deserta e come oppressa da quel silenzio pensieroso, e il roteare sordo di qualche vettura risuonava in quella calma con una tracotante insolenza. Il mugnaio, con le braccia allacciate dietro il dorso, andava pian pianino, portando seco i suoi semi pensieri, le sue informi semi sensazioni, che avvolgevano il suo cuore come un'atmosfera di freddo e di nebbia. Una strana, scapigliata folata di note di strumenti a fiato, Penetrò bruscamente di botto in quel silenzio e si slanciò attraverso la città in un valzer rumoroso, frenetico, ma armonioso. Una di quelle note era così pesante, così stanca, <ride> che non andava per nulla d'accordo con le altre e sospirava pesantemente, dominando tutte le altre. Pareva che qualcosa di grande e di massiccio tentasse con salti poderosi di fuggirsene via e non potesse. «E se vi entrassi?» pensò il mugnaio, fermandosi innanzi a una gran porta aperta illuminata vivamente da due becchi di gas. Un viale di acace si allungava dietro la porta e, prima ancora di aver deciso se entrerebbe oppure no nel giardino, John Pavlovich si incamminava, guardando i lampioncini sospesi lungo il viale sopra fili di ferro che dondolavano mossi dal vento e proiettavano delle macchie multicolori sul terreno oscuro. Il viale voltò rapidamente a destra e Tion Pavlovich scorse un impalcato su cui suonava un'orchestra militare. Diverse panche innanzi all'impalcato, con suvi dalle forme oscure. Non desiderò entrarvi. Sedette sopra una panca posta lungo il viale. Gli alberi stormivano e il cielo era percorso da lembi di nuvole. Una donna passò innanzi a Tion Pavlovic Egli la guardò dietro con indifferenza. Essa tornò indietro e passò di nuovo innanzi a lui. Allora, egli la mandò mentalmente al diavolo. Ad un tratto, essa si dirasse verso di lui, gli sedette vicino e lo guardò in faccia. Egli intravide degli occhi oscuri, interroganti, delle tumide labbra rosse e un naso dritto e ben tagliato. Egli si scostò, con aria sostenuta e disgustata, e si sentì ancora più annoiato. Ti annoi, eh, mercante? gli chiese la vicina. «Sì», rispose risposegli con voce strascicante. Ma poi, ad un tratto, risolutamente, disse con voce burbera, «Fila, non vale la pena di fare dei discorsi. Non sono di quella tal specie». «Una mostra ero, dunque. Non temere, non ti toccherò. Siccome anch'io mi annoio, ti ho chiesto così». E tacque per qualche tempo. E gli aspettava che essa si alzasse e se ne andasse. Ma essa non se ne andava, e restava vicino a lui, sbadigliando di quando in quando. Egli la sbirciò, di lato, e vide che era giovanissima e bella. Il silenzio durò a lungo. La musica cessò per ricominciare poco dopo, suonando ora qualcosa di meno chiassoso. Perché te ne stai qui se ti annoi? chiese Tion Pavlovic alla sua vicina, quasi senza accorgersene. E tu, dunque? gli rispose essa dolcemente, senza guardarlo. Ma io sono un viaggiatore. Dove vuoi che vada? Ma vai alla camera che hai occupato venendo in città? Oppure alla trattoria? Che idea! disse Tion Pavlovic. E dopo un silenzio aggiunse. Ma anche lì non si sta allegri quando si è soli. Trovati una compagnia. Posso io raccoglierla in strada, questa compagnia? C'è sempre della compagnia in una trattoria. Questo è anche vero, sospirò il mugnaio e pensò. E se andassi veramente in trattoria? E prendessi costei, anche con me? Chissà, qualche cosa potrebbe pure uscirne. Verresti con me in trattoria? chiese. Essa non rispose subito e rimase qualche tempo come impacciata. Se vuoi. Solamente qualcuno deve venire qui a prendermi. Uff, e chi è costui? Lo dico davvero. È un artigiano. Che te ne importa? Lascialo stare. Su. Andiamo. L'idea di una piccola orgia cominciava decisamente a sorridergli. Vengo, vengo. Chissà, forse lo incontreremo per via. Che bisogno c'è? disse il mugnaio alzandosi dalla panca. Cammina! Essa si alzò. Grande, ben fatta, con il capo coperto da un fazzolettino bianco, essa camminava vicino al mugnaio, muscoloso e forte, con l'abito che gli scendeva fin quasi ai calcagni. Sarebbe stato così bene se l'avessimo incontrato, diceva essa, e trova utile, per qualche ragione, di aggiungere a modo di spiegazione. E Monco? Come mai? È la macchina che gli ha troncato ambo le braccia. E che te ne fai, allora? domandò Tion Pavlovic un po' meravigliato. Gli yeah, che canta molto bene. Oh! Abbiamo voluto andare oggi con lui verso il fiume, nel bosco. Bene, disse il mugnaio con un sorriso. Che si fa? Ora, ma nulla disse essa brevemente. Usciti dal giardino e saputo dove si dovesse andare, il mugnaio chiamò una carrozza. Sbalzando sul terreno ineguale, la piccola carrozza corse con un rumore di ferri vecchi tra due file di case. Non era tardi, la luce dei lumi e il rumore delle voci si spandeva nella via dalle finestre aperte. Passando innanzi a una casetta bianca posta in fondo a un giardinetto, Tion Pavlovic udì degli scoppi di risa di una voce di basso, accompagnati da un riso di donna chiaro e sincero. Vi sono degli uomini che non fanno delle sciocchezze e non ragionano troppo, pensò egli con un certo dispetto contro se stesso. Tu dici dunque che egli è monco? chiese alla donna dopo un breve silenzio. Essa si stringeva a lui, tenendosi con una mano al parafango e con l'altra al ginocchio di lui. Miscia? Sì, disse essa. Bene. E che è egli per te? L'amico del cuore, forse? Ma che... egli è vecchio, ammalato. È il nostro vecchio amico. Quando ero piccola, mi portava in braccio. Ah, sai così. E cosa fa tuo padre? Era pittore di fabbriche. È morto? Morto al tempo del colera. Stiamo per giungere. Bene. E cosa facevi prima? Continuava a chiedere il mugnaio, perché gli pareva di star meglio parlando. Ero cucitrice, rispose essa. Fermati laggiù. Alcuni momenti dopo, essi stavano seduti in un angolo di una grande sala di una trattoria. Questa era sudicia, meschina e puzzolente. Ad una tavola posta nel mezzo della sala, un gruppo di cocchieri faceva del chiasso. Ad una delle finestre, ingombra di vasi di gerani e di fucsie, due individui sospetti prendevano il tè. Il primo, calvo, dal naso di uccello rapace, Tossiva in continuazione. Il secondo, nero dai baffi militari, fischiettava melancolicamente tra i denti guardando il suo bicchiere. Un vecchietto quasi bianco, dal viso devoto e macilento, stava seduto in un angolo vicino alla stufa e teneva gli occhi semichiusi con una espressione dolcemente voluttuosa. Molte altre persone, stranamente sparpagliate nella grande sala affumicata, non facevano alcuna attenzione agli altri. Il mugnaio si installò con la sua compagna in un angolo scuro, vicino ad una porta che dava accesso ad una cameretta, e guardavano ben bene tutta la trattoria illuminata da cinque lumi fissati ai muri. La loro tavola stava vicino ad una finestra aperta, dalla quale un tiepido venticello, pregno di diversi odori, soffiava mollemente su loro. «Come ti chiami, bella mia?» «Anna». «Ebbene, Anushka, beviamo per fare conoscenza». E i due bicchierini d'acquavite da una bottiglia posta davanti a loro. Toccarono i bicchierini e bevettero. Anushka si tolse il fazzolettino dalla testa e parve più leggiadra. I capelli folti, ondulati, erano castani. Gli occhi bruni, tagliati a mandorla, avevano uno scintillio vivace e simpatico nella loro profondità. Ora essa li socchiudeva, ora li spalancava. Mentre la mano bianca e grassotta tormentava pian piano sul petto le increspature della camicetta di mussola. Sai ballare la danza russa? le chiese Tion Pavlovich dopo averla esaminata, pensando che essa dovesse essere molto bella nella danza, quando la ballerina si avanza di lato e muove le spalle. So ballare, rispose essa, e riempì di nuovo i bicchieri. E non fai broncio all'acquavite, a quanto pare, disse, scherzando il mugnaio. No, certo, la nostra vita è così. Non possiamo fare a meno di bere, affermò essa tranquillamente. E ne soffri davvero tanto? continuò a chiedere il mugnaio, senza celare la sua diffidenza e continuando a sorridere in aria di scherzo. Essa non rispose di per lì. Scosse dapprima le spalle, si accomodò i capelli sulla testa, spezzò un pezzettino di pane nero, lo annasò a mo' di un matricolato ubriacone, poi se lo mise in bocca. E masticando lentamente disse, Io credo che se si obbligasse voi altri, sebbene uomini, ad abbracciare qualsiasi donna, ne sareste disgustati, mentre noi vi siamo obbligate, perché questo è il nostro pane. E pochissimi fra voi sono belli, il più spesso sono così ributtanti da nauseare. E poi c'è anche il peccato. Noi non siamo pertanto delle creature insensibili. Pensiamo a Dio e ci vergogniamo pure. Qualche volta, specie dopo aver bevuto, siamo presi da tale angoscia da passarci quasi una corda attorno al collo. Naturalmente si beve subito una mezza bottiglia e ci si abbruttisce così a digiuno, poi ci lasciamo andare al bel tempo. È impossibile menare una vita simile senza acquavite. Non si può, ci sarebbe da impazzire. Fin dal principio di questo discorso, Tion Pavlovich aveva sentito che gli occhi della donna, fisse sul suo volto come a volerselo scolpire nella memoria, gli torturavano il cuore. Quando essa aveva detto «sono così ributtanti», aveva fatto una pausa dopo quelle parole e gli aveva sentito molte cose offensive per lui in quella pausa. E poi essa si era messa a parlare di Dio. Non era certo per questo che egli l'aveva invitata a seguirlo. E una sorda irritazione si accese nell'anima sua contro di lei e parlò così con accento severo e penetrante. Ciascuno deve portare quel peso che gli è destinato, e io sono venuto qui con te per divertirmi e non per sentire dei discorsi da quaresima. Queste tue parole non mi vanno proprio. Desidero divertirmi, pazzamente, all'indemoniata. Parlo chiaro. Detterò via cento rubli sonanti, ma devo acquetare l'anima mia. Mi ha bisogno un uragano. Puoi aiutarmi? Sì, ti regalerò dieci rubli. Ma che sia come dico io. E con gli occhi subitaneamente accesi da una fiamma selvaggia, egli le passò una mano sul collo, e chiusi fortemente gli occhi e scosse il capo con moto brusco. Essa comprese e si infiammò a sua volta. Fino a quel momento egli le era apparso un uomo nullo, un padre di famiglia barbuto e assennato, anche nel peccato. Ma ora si mostrava sotto un tutt'altro aspetto. E lanciando fiamme dagli occhi, essa si alzò dalla sedia, posò il fazzoletto sulla testa e disse: Dovevate dirlo subito, invece di star lì a muover la lingua in bocca senza far capire ciò che volete. State qui, tornerò fra poco. Avremo subito un suonatore di fisarmonica e canteremo delle canzoni e balleremo. Intanto che io vado in giro, entrate qui. E gli mostrò la camera vicina. E ordinate del tè, dell'acquavite e degli antipasti. Ecco, ora tracalnerò un altro bicchierino. E fattosi portare con un fischio un altro bicchierino d'acquavite, sorrise e disparve. Don Pavlovich chiamò il cameriere, gli ordinò quello che desiderava e passò nella camera vicina. Questa pareva quasi un corridoio e tutta affumicata. Aveva tre finestre prospicienti alla via. Nello spazio tra una finestra e l'altra c'era un'incisione raffigurante una caccia all'orso, nell'altra una donna nuda. Don Pavlovich le lanciò un'occhiata, poi andò a sedere presso un tavolino rotondo che si trovava innanzi ad un largo divano coperto di cuoio, sul quale sovrastava un'altra incisione, rappresentante non si sa se un prato falciato o il mare in bonaccia. Nel mezzo del quadro c'era una macchia bruna. La quale poteva rappresentare tanto una casetta quanto una nave. Due candele erano accese ai lati del quadro. Si udiva nella stanza vicina il chiasso dei nuovi arrivati, il tintinnio dei bicchieri, lo scoppio dei turaccioli che volavano in aria. Cerchiamo di scuotersi», pensava Tion Pavlovic mescendosi dell'acquavite e tracannandola. Chissà, dopo il ballo potremo ricominciare a vivere. Basta così. Ho abbastanza discusso con me stesso. Se avessi la possibilità di capire come e perché, sarebbe stato un altro affare. Ma in quanto a capire, non è cosa per me. Qualcosa mi tormenta. Ma cos'è questo qualcosa? Io non lo so. È una cosa che mi rode. E questo è quanto. Ebbene, ammettiamo che l'uomo sia morto. E perciò? La cosa è chiara. Se è morto, è il segno che è vissuto. Anch'io morrò. Non bisogna dimenticare l'anima. È giusto? Ma cos'è che le necessita? Se potessi capire questo! Gli tornò in mente Gusma. Ecco, egli è libero. Vive e non si cura di nulla. Non è assediato da alcuna idea. E intanto, se vogliamo ragionare bene, egli pure ha un'anima. Anche il maestro di scuola ha un'anima. Eppure, tutti gli uomini sono diversi l'uno dall'altro. Ecco che questa donna. Dice la stessa cosa. Mi vergogno di vivere, dice. E perché vergognarsene, se questo è il destino? Neppure un capello cadrà dal capo, se Dio non vuole. E qui ricordò qualcosa di lontano, di vago, ma che gli avvolse di nuovo cervello e cuore in una nebbia umida e pesante. Sospirò penosamente, beve di nuovo, e rovesciatosi sullo schienale della sedia, si sprofondò nei suoi pensieri. Non si sa perché, ripensò alla tromba dell'orchestra militare nel giardino. Uff, uff, murgiva essa attraverso la folla delle altre note. Poi ricordò esattamente il rumore dei ferri vecchi della carrozzella che rompeva in modo così grossolano il triste silenzio della sera. È mai possibile capire se stesso quando l'uomo è, per così dire, come un mulino. Se macina tutto il giorno col suo spirito ogni specie di cose pensò Tion Pavlovich con un dispetto contro qualcuno. Felici quelli che capiscono il come e il perché. Ma noi lo possiamo, forse? Non siamo noi come ciechi, chiusi fra due porte. L'anima... Ciò si capisce. Ma qual è il mio dritto cammino? Come posso capirlo? Questo è il difficile. Eppure qualcosa nel più profondo del suo interno lo rodeva. Sempre in continuazione era appunto da una sensazione acuta e gli pareva di essersi sdoppiato una delle sue metà si sforzava insensibilmente a spingere l'altra e a disfarsene eppure con quelle mille precauzioni che gli soleva avere quando trattava gli affari coi contadini egli cercava di mistificare se stesso dico forse il contrario io si chiedeva egli con la fronte corrugata sono un peccatore indurito lo capisco, ma come fare per rendermi più leggero? Quando verrà quaresima andrò a confessarmi, ma intanto devo pure penare. Nello stesso tempo sentiva benissimo che non gli era di nessun giovamento lo stare lì tutto solo e che l'angoscia lo assaliva di nuovo a poco a poco e si impadroniva di lui. Temeva il suo ritorno. Stando in giardino e anche durante la via, s'era alquanto acquetata ed ecco che riappariva diventava più grande, lo piombava nelle tenebre, facendogli provare un grande malessere e una grande confusione. Si alzò, si versò un altro bicchierino d'acquavite, bevve e tornò nella stanza in cui si era seduto entrando. Dove è andata a farsi impiccare quella diavolessa? pensò egli, indignato. Molti occhi curiosi si erano rivolti su lui. L'uomo nero dai baffi di soldato lo squadrava fissamente. E nei suoi occhi c'era qualcosa di cattivo. Egli si volse indietro e si scostò. Un uomo alto, in camicia rossa, le cui maniche vuote, cadenti dalle spalle, svolazzavano liberamente sui fianchi gli stava davanti. La barba castana a punta allungava il suo volto pallido, estenuato, in cui gli occhi grigi brillavano come per febbre. Il collo lungo, dal pomo d'adamo estremamente pronunciato. Dava a quello strano personaggio qualcosa dell'aspetto di una cicogna. Portava delle scarpe di feltro e dei larghi calzoni di velluto di cotone, consumati sui ginocchi. Doveva essere certamente sulla cinquantina, ma i suoi occhi lo ringiovanivano. Egli squadrò Tion Pavlovic e gli passò dinanzi per andare nella camera lunga. Dunque, voi siete il mercante, disse egli quando vide che il mugnaio entrava dietro di lui. Sono io. Mescetemi un bicchierino, volentieri, e avvicinatelo. Ecco. Il mugnaio mesce dell'acquavite, la portò alle labbra del mutilato, e questi, aspirando l'aria, votò ad un fiato tutto il contenuto, fino all'ultima goccia, con un fischio del tutto speciale. Desiderate qualche antipasto? Non ne prendo mai, dopo il primo bicchierino. Devo mescervene dell'altro? Grazie. Parlava a voce alta, metallica, e dopo i due bicchierini. I suoi occhi brillavano più vividamente mentre il viso si coloriva di chiazze rosse. Don Pavlovich gli diede un pezzo di pane con un pesce qualunque. L'altro lo prese con le labbra, sedette sul divano, abbassò la testa verso la tavola, posò il tutto sull'orlo della stessa e col collo inclinato mangiò. Mortendo, sporgeva in avanti il labbro inferiore, impedendo così al cibo di cadere per terra. John Pavlovich lo guardava e aveva pietà di quel povero disgraziato. Com'è successo che le braccia? chiese egli in tono compassionevole. In un modo semplicissimo. Fui preso, essendo ubriaco, nella correzza di trasmissione. Rimasi tre mesi all'ospedale. Ed eccomi, ridotto allo stato di mendicante. Il mutilato raccontò ciò rapidamente, intanto che esaminava minutamente il mugnaio. Deve essere stato un gran dolore, esclamò Tion Pavlovic facendo un lieve rumore con le labbra. Oh sì, ma è passato. E ciò che è passato non esiste più. Ciò che è ributtante è ciò che è, altrimenti me ne sarà infischiato del resto. E perché? È semplicissimo. È impossibile vivere senza braccia. Non si ha neppure modo di ricevere l'elemosina. Ecco quello che disgusta. Raccogliere coi denti? C'è di che romperseli. È giusto, disse Tion Pavlovich, ridendo. Egli aveva qualcosa di sveglio, di vivace, qualcosa che rianimava, e i suoi occhi brillavano in modo così intelligente. Tion Pavlovich pensò che quel poveretto, benché senza braccia, poteva essere molto probabilmente un brav'uomo ed un allegro compagno. Non c'era nulla di più giusto. Il monco annui col capo e tossì con forza. E annusca. «Che fa che non viene?» chiese il mugnaio. Il monco gli alzò vivamente la testa e fissò Tion Pavlovich con occhio indagatore. Parve quest'ultimo che quello sguardo fosse strano, ostile e stornò al capo, un po' confuso. «Dove l'avete raccolta?» chiese il mutilato. «Ma ci siamo incontrati in giardino.» Il mugnaio credette bene allungare la sua risposta. «Ah, perché mi chiedi questo?» «Così.» È una bella creatura, disse Stefano Pavlovic, e sentiva che l'animosità del suo interlocutore verso di lui cresceva sempre più. Una mutilata anch'essa, fece l'altro seccamente. In qual modo? È senz'anima. Una macchina ha tolto le braccia a me. La vita ha mutilato lei. La vita dei poveri è vita schifosa. Atrofizza l'intelletto. È una vita crudele. Vi fu silenzio. Il monco si dimenava sul divano, come preso da un'inquietudine, mentre Tion Pavlovich, che lo sbirciava di sottecchi, si sentiva poco sicuro e smanioso. E aveva paura di qualche cosa. E cominciava a sentire nel suo interno quelle punture che già conosceva così bene. Quando si parla di cose esterne, non si bada a quanto accade nel nostro interno. Un altro bicchierino. Date pure, ma poi basta, se no non canto più. Siete stato cantore? Io? «Ho fatto un po' di tutto. Sono stato orologiaio, cantore, untore nelle strade ferrate. Ho commerciato in oggetti di corno, sono stato commesso in negozi di legname. Non ricordo tutto. Vivo da tanto tempo». «Sì, è proprio così», disse Teon Pavlovic, colpito dalla vivacità del suo interlocutore. Vi fu un'altra pausa. Gli è che tarda molto a venire». «Anuta», il monco ci agitò, «verrà» e fece udire una risatina secca. «Essa verrà di sicuro. Voi le avete promesso dieci rubli sonanti. Lo credo bene che verrà. Dieci rubli sonanti, quando per urr! <ride> egli gli cominciò a tossire torcendosi quant'era lungo. «Sapete, io conosco Anuta da quando aveva sei anni. <ride> sì, che ve ne pare? La portavo nelle mie braccia, le compravo del pan pepato». E ora sono io che vivo sotto la sua protezione. Io le davo allora del pan pepato ed essa ora mi dà del pane e dell'acquavite. I tempi sono mutati, e gli uomini sono dei bruti. Tutto però si mantiene secondo le leggi, e l'uomo sulla terra non è che un miserabile insetto. Tutto va per il suo verso, non vale la pena di gemere e di piangere. Vivi ed aspettati di essere spezzato. E se sei già spezzato, aspetta la morte. Queste sono le uniche parole sagge che esistano sulla Terra. Avete capito? E Anuta, ed io, e voi, e noi tutti, abbiamo perduto tutto della nostra giovinezza. E abbiamo trovato finora una vita da cani. È proprio così. Non c'è altro da dire. Tutte le conversazioni sono delle inutili sciocchezze. Prima avevo altre opinioni sulla vita e mi davo molta pena per me e per gli altri. Io dicevo, come e perché? Qual è il significato di tutto ciò? E cos'è necessario? E perché? E per quale ragione? Ora me ne infischio. La vita passa in un certo qual ordine. Ebbene, passi pure. Ciò deve essere così, e io non c'ho nessuna colpa. È impossibile andare contro le leggi, sì signore, e non viene pur bisogno. Perché anche quelli che sa tutto non sa ancora nulla. Credetemi, ho avuto a questo proposito più di una conversazione con uomini intelligentissimi, con studenti e con alcuni ecclesiastici. <ride> I uomini discutono sopra una cosa e l'altra e il resto. È stupido, stupidissimo. Che c'è da discutere quando esistono leggi e poteri? E come si può lottare contro di essi? Se tutte le nostre armi stanno nella nostra intelligenza e questa è pure sottomessa alle leggi e al potere. Voi capite? È semplicissimo. Vivi dunque e non ricalcitrare. Se no, la forza, fitta dalle tue stesse disposizioni e intenzioni, e dal moto della vita, ti ridurrà subito in polvere. Questo si chiama la filosofia della vita reale. Non è così? E lanciando una dopo l'altra a Tion Pavlovich. Queste frasi sconnesse ed oscure, quel mutilato delle due braccia pareva ardere e bollire nello stesso tempo. Il tono del suo discorso era strano, vi si notava un amaro dispetto, una completa disperazione, il sarcasmo per qualche cosa, per qualcuno, e quasi una mistica paura di quelle leggi e di quella forza. Parole che gli pronunciava con un accento speciale e abbassando la voce. Ton Pavlovic capì poco del suo discorso, ma ne provò una certa nervosa timidezza e sentì che gli spiegava qualcosa. E quando il mutilato ansante per quello che aveva detto fece una pausa, gli chiese timoroso e pensoso: Dunque, non vi è alcun rifugio per l'uomo? Alcuno, disse il monco con gli occhi sfavillanti, e curva con tutto il corpo verso Tion Pavlovich, aggiunse con voce strozzata e severa: Le leggi le cause segrete e le forze misteriose. Capite? Inarcò le sopracciglia e chinò il capo in aria di importanza ed aggiunse ancora «Tutto è ignoto, tenebre». Egli si raggomitolò su se stesso, sprofondò la testa fra le spalle e parve al mugnaio che se il suo interlocutore avesse avuto le mani gli avrebbe certamente fatto un segno con le dita. «E così vivi, ma non ti lamentare, e cedi». E poi nulla più. Ah, sì, disse il mugnaio, strascicando le parole, mentre chinava la fronte pensierosa, tormentandosi la barba con una mano. E l'anima, allora? L'anima? Avete visto nelle cantine e in altri siti di questo genere dei fanciulletti, dei bambinelli? Ecco, quelli rappresentano l'anima sulla terra. Questa è una prova. E come va, dunque, se c'è la coscienza? Ecco, vengono. E un mutilato fece un cenno col capo. Rossa in viso, col petto ansante, Annusca stava sotto l'arco della porta. Una faccia baffuta, col berretto spavaldamente inclinato sull'orecchio e con gli occhi beffardamente socchiusi, si disegnava dietro le sue spalle. Michael Antonish, ecco Costia. Ah, sono proprio stanca. Costia, disse il mutilato, animandosi. Benissimo. Sarà un vero godimento. Vieni qua, costia. Questo qui, borghese, si può dire che è un uomo. Un vero ingegno! Questa è un'anima. Un giovinetto un magro e giallo, curvo, dal petto cavo, dalle labbra sottili, semiaperte, attraverso le quali si scorgeva una doppia fila di denti neri, rosi dal tartaro, sorse di sotto al gomito di annusca allo stesso modo di uno che appare improvvisamente dopo essersi tuffato in mare. Il rumore si sparse d'un un tratto nella stanza. I nuovi venuti avevano portato seco un arsenale di strumenti diversi. L'uomo baffuto, dagli occhi beffardi, era un suonatore di fisarmonica. Egli sedette subito in un angolo del divano e posò sulle ginocchia un grande strumento, con un numero incalcolabile di chiavi, e stabilì un accordo estremamente acuto. Dopodiché, guardò vittoriosamente Tion Pavlovic e si mesce un bicchierino d'acquavite. Oltre Annusca venne un'altra giovinetta, come la chiamò un giovinotto in camiciotto, operaio, commesso o che so io. Sedettero vicino alla finestra e Annusca, il musicante, Tion Pavlovic, il mutilato e Costia formarono un gruppo intorno alla tavola. Molta gente stava già riunita nella camera vicina. Quasi tutte le tavole erano occupate e un rumore briaco, possente, si levava formando un insieme assordante. Il mutilato e Kostia parlavano piano di qualche cosa. La faccia di Kostia era rischiarata da grandi occhi turchini, profondamente infossati, sottolineati da grandi macchie oscure. Egli indossava una podilevka, una camicia rossa e degli stivali. Annusca mormorava qualche cosa al musicante, con un sorrisetto astuto, e questi l'ascoltava e lanciava di quando in quando delle occhiate indifferenti sul mugnaio. Tutti si sentivano un po intimiditi, specialmente Tion Pavlovic, disorientato alla vista di tutte quelle facce sconosciute che badavano poco a lui. Provò la sensazione di parere sciocco e goffo, e benché per l'acquavita bevuta e per i discorsi avuti col mutilato sentisse il cervello come annebbiato, sentì la necessità di mostrarsi buon padrone di casa. In quel momento, a Nuscaitania si facevano dei segni con gli occhi e ridevano di qualche cosa. L'uomo dal camiciotto le approvava, ridendo forte e cordialmente. Il musicante traeva dal suo strumento lunghi suoni striduli e il mutilato e Kostia scambiavano tra loro qualche monosillabo. Gian Pavlovich tossì con una voce rauca per attirare l'attenzione su di lui e fu capito. Tutti si agitarono e si strinsero intorno alla tavola. Annuska si alzò prontamente dal divano e sedette sopra una sedia vicino al mugnaio. Anche gli altri lasero la finestra e si avvicinarono. Per cominciare, beviamo, signori della compagnia, proclamò Tion Pavlovich E si compiacque di molto di aver detto queste parole in modo così fermo, così pacato e con tanta importanza. Bevettero. Costia servì il mutilato, seduto vicino a lui. Dunque, voi, disse Tion Pavlovich, volgendosi al mutilato, voi che siete un uomo tale. Egli rimase indeciso, si imbrogliò e lanciò un'occhiata sulle spalle di un simile uomo. Prenderete la direzione di tutto. Voglio che ci divertiamo. E ci divertiremo all'impazzata. Beviamo ancora un bicchierino per scuoterci. Sta bene, acconsentì il mutilato. Via via, beveva. I suoi occhi si dilatavano maggiormente e qualche cosa gli gorgogliava nella gola. Beviamo e cantiamo in coro. Vi piace così? Sarà bello. Tu, Costia. Lancia la tua voce, piangi, prorompi, annusca dalla l'intonazione, e voi, Marco Ivanic, sostenete con la fisarmonica. Tutti si misero a parlare ad un tempo. Il giovinetto in camiciotto sosteneva che il coro non si poteva fare, c'erano poche voci. Il musicante l'approvò, e con evidente desiderio di mostrare la sua competenza, si servì di diversi termini tecnici. Ciò non può andare, perché non vi sono voci maggiori, cioè forti. E non vi saranno che delle grida. Un trio può andare, cioè un canto a tre voci. Annusca, da un po brillo ed eccitata, faceva delle moine da gatta a Tion Pavlovic. Questi si sforzava di mantenersi in sussiego, ma già sorrideva di un sorriso beato di desiderio e l'aveva pizzicata al fianco. Essa aveva gettato un gridolino acuto e gli aveva battuto sulle mani. A poco a poco, essi si erano appassionati, mentre attorno ad essi si animava sempre più la discussione per sapere cosa si canterebbe e come. Facce diverse si facevano vedere ad ogni momento nel vano della porta. Gettavano un'occhiata e sparivano per cedere il posto ad altre persone. Ciò non va, Marco Ivaneccia! esclamò il mutilato con voce angosciata. No, è proprio così, diceva il musicante con la sua voce stanca di basso rauco. Costea non prendeva parte alla discussione. Buttato in un angolo del divano, col petto sollevato ad arco, aveva chiuso gli occhi ed era impallidito ad un tratto. Non si sa per quale ragione. Comincia, Kotiuska! gridò Tania con voce alta di contralto e appoggiò i gomiti sulla tavola, sostenendo il viso con una mano. Il suo cavaliere le disse qualcosa nell'orecchio, mentre ammiccava verso il mugnaio, il quale aveva circondato con un braccio la vita della sua vicina. E le accostava alle labbra un bicchierino di liquore. Essa faceva delle moine e scostava la testa. Tania la guardò un momento coi suoi occhi turchini spenti, poi riprese la stessa posizione dicendo al musicante: Mi pare che ora basti. E il mutilato, chino su lui con tutto il corpo e schizzando la saliva tra i denti, gridava con forte voce metallica: No, non va ancora bene. Bisogna cominciare con la tristezza. Per mettere l'anima a posto, obbligarla ad udire. Come sarebbe a dire? chiese il musicante con fare scettico, corrugando le sopracciglia e muovendo i baffi. Ma così? Essa è sensibile alla tristezza, capito? E poi incatenatela subito, per esempio con la luce scinusca, oppure con il bel sole rosso tramontava. E allora afferratela ad un tratto con ciabotti, oppure nei prati, ma con impeto, con fiamma, con danza pazza, qualcosa di ardente. Quando le avrete dato una buona spinta, l'anima si raddrizzerà tutta. Allora tutto sarà in armonia e comincerà un'azione viva e possente. Si ha voglia di qualche cosa e non si ha bisogno di nulla. L'angoscia e la gioia si fondono e brillano come l'arcobaleno. Il mutilato soffocava d'emozione ed ondolava curiosamente il corpo, come se avesse l'intenzione di sprofondarsi nel pavimento sotto i piedi del musicante. Il rumore nella trattoria diventava sempre più caotico, assordante, briaco. Ad un tratto un'altra nota di tenore, vibrata, e stracicante e quanto mai melanconica, vibrò nell'aria. Ah, nella tempesta. Sht. Sht. sibilò il mutilato, rizzando il capo e guardando tutto in giro il pubblico con i grand'occhi spalancati, nei quali si leggeva una viva espressione di preghiera, di paura e di piacere. Il pubblico tacque subitamente e fissò Costia, il quale, seduto sul divano, aveva la faccia pallida e le labbra contratte e semiaperte, dalle quali uscivano sempre piacute e tremanti le note alte, ma già spezzate, prodotte evidentemente da un petto ammalato. «Tania, Tortorella, sostieni!» mormorava il monco con voce supplichevole. «Il vento urla e geme!» cantò Costia in recitativo. Indifferente, con l'aria di una persona che dice «Ah!» «Ciò mi è tutt'uno!» Tania guardò Costia e appoggiando più fortemente la mano sulla guancia riprese prima che Costia avesse finito il suo motivo «Che la mia povera testa è rosa dalla crudele tristezza!» continuò Costia, immobile e immerso in se stesso. Egli era piccolo, magro e giallo e pareva in vero strano vedere uscire quei suoni belli e forti da quella personcina esile e tutta rannicchiata. La canzone si svolgeva nota a nota la voce di Tenore di Costia, alta, metallica, vibrava come singhiozzante e moriva. Ma prima ancora che avesse il tempo di estinguersi, risuonava il profondo contralto di Tania, che si spandeva, pensieroso e triste, dalla sua ugola inalterabilmente tranquilla, ciò che rendeva ancora più tristi le sue parole. Una folla di gente, dalle facce rosse, eccitate e in sudore, stava agglomerata sulla porta della stanza. Dietro questa, laggiù in fondo alla sala, si udiva il tintinnio dei bicchieri e delle voci avvinazzate, ma i rumori andavano affiavolendosi, mentre la folla, radunatasi presso la porta, si spingeva avanti nella stanza. E andrò nelle steppe, raccontava tristemente Costia, il quale aveva delle macchie rosse sulle guance. Nelle steppe, riattaccava Tania, e la sua voce suonava solamente come l'eco indifferente del dolore altrui. Vi cercherò un destino. Le voci si fusero, e in uno slancio unico, caldo e commovente, si sparsero per la stanza, impregnata di odore d'acquavite, di tabacco e di sudore. Si misero a tremolare ad un tratto, a batter le ali, singhiozzarono si come se soffrissero di quella tristezza di spazio e di nausea. Poi la voce di Costia si spezzò e tacque, mentre Tania continuava Oh, madre Steppa, desolata. E Costia intonò di nuovo con un grido d'angoscia. Madre Steppa desolata. Ospita, l'orfanello, disse una terza voce. Rassomigliava al trillo del violino. La voce era quasi un falsetto. Ma aveva tanto sentimento ed espressione. Piangeva così sinceramente. Aveva tanta somiglianza con la voce di Costia. Chiedeva asilo con tanta angoscia. Essa si fuse con la voce di Costia e suonò all'unisono con quella. E come essa, flessibile e tremante, apparve come un eco, come un'ombra dell'altra, e pianse e gemette cantando solamente le vocali. Era il mutilato che cantava, con gli occhi chiusi e la gola tesa. Il contralto profondo, uguale ben nutrito di Tania, risuonava continuo. Tanto che avresti detto quel canto... Una larga striscia di velluto ondeggiante nello spazio, e su quel velluto lumeggiare in disegni fantastici i fili d'oro e d'argento delle voci di Costia e del monco. Il pubblico era sotto la penosa impressione del racconto dell'orfano che cerca il proprio destino. Già da qualche tempo, Tion Pavlovich restava immobile sulla sedia, col capo chinato sul petto, e ascoltava avidamente quel canto che risvegliava in lui l'angoscia. E sebbene questa fosse più lancinante, aveva qualcosa pure di dolce che gli ammolliva il cuore. Sentiva come se qualcosa di tiepido e di denso, come il latte munto fosse versato su lui e penetrasse nell'interno del suo corpo. Invadesse le vene, depurasse il suo sangue, risvegliasse la sua angoscia e benché sviluppasse e ingrandisse questa, la molcesse sempre più. Era pure qualcosa di scottante, di acuto, in tutte queste sensazioni che egli sentiva profondamente, e la loro riunione formava nell'anima del mugnaio uno strano e dolce dolore, come se il grosso blocco che pesava sul suo cuore si fondesse, crollasse in piccoli pezzi che le pungevano là, in fondo. Annusca posò il capo sulla spalla del vicino e rimase così, con gli occhi chini a terra. Il musicante s'arricciava i baffi in aria pensosa e l'uomo dal camiciotto andò verso la finestra e vi si addossò con le spalle, col viso stranamente proteso verso i cantanti, come se volesse acchiappare i suoni con la bocca. La folla, riunita a formare un solo animale, grugniva sordamente nel vano della porta. I tre cantanti continuavano, deliziati dal loro proprio canto. Questo risuonava. Ora, lugubre ed appassionato come preghiera di peccatore penitente, ora pieno di quell'angoscia disperata e frenetica di cui è colma ogni vera canzone russa. Ah, io rimango vicino al mare, singhiozzava Costia. Il sudore imperlava la sua fronte tesa e gli scorreva poi sulle guance come fossero lacrime. Io, ra! lo secondava il monco con le sole vocali. Egli stringeva fortemente le palpebre e le sue narici fremevano pure. «Aspetto il mio destino», cantava Tania con la voce piena di disperazione, mentre dondolava il capo e sorrideva di un sorriso così intenso ed ansioso. «La mia anima!», suonava e piangeva la voce di Costia. «Le lacrime! Le lacrime ardenti! La lavano!», diceva tremante la voce del mutilato. I suoni piangevano, vagavano sempre. Pareva che dovessero bruscamente spezzarsi e morire, ma rinascevano sempre, Ravvivando la nota morente, sollevandola di nuovo in alto. Là essa si dibatteva, si lamentava, poi cadeva giù. Il falsetto del mutilato sottolineava la sua angoscia, mentre Tania cantava sempre e Costia singhiozzava di nuovo, ora anticipando le sue parole, ora ripetendole, e molto probabilmente quella canzone piangente, supplichevole, quel racconto dell'orfano in cerca del suo destino. Non avrebbe più avuto fine se Tion Pavlovic non fosse scattato improvvisamente sulla seggiola gridando sordamente «Fratelli, non ne posso più, in nome di Cristo, non ne posso più!». Aveva il viso rosso e bagnato di lacrime, la barba umida di pianto e scomposta, e negli occhi dilatati, appaurati, pieni di sofferente tensione, brillava qualcosa di selvaggio e di entusiastico, di meschino e di ardente. Alzandosi aveva respinto Annusca, la quale era stata lì lì per cadere, poi si era rimessa e come risvegliandosi aveva guardato il mutilato con occhi smorti e senza vita, con uno sguardo pesante di bestia stanca. Mi avete squarciato l'anima, basta ora. Oh, che angoscia. Avete toccato l'anima mia addolorata. Mai ancora in vita mia ho provato qualcosa di simile. Tania, lo fissava con un sguardo spento, mentre dalle sue labbra uscivano sempre quelle note uguali, nutrite e calde, ma senza fiamma. Fratelli, io mi sento ardere tutto. Ecco qual è la mia angoscia. Che farò ora? Andrei in cerca di un coltello, brontolava sordamente il mugnaio con gli occhi spaventevolmente dilatati, sfregandosi il petto con ambo le mani. Divertiamoci, sfreniamoci all'impazzata! Oh, la vita! Il mutilato e Tania rupperò il canto. Tania si riempì immediatamente un bicchiere di acquavite e se lo versò in gola così in fretta come se fosse stata arsa dai carboni ardenti e che essa avesse voluto spegnere al più presto. Commosso e stanco, il monco soffiava pian piano. Il suo viso si raggrinzò ad un tratto, le guance si infossarono e gli occhi ebbero uno sguardo ottuso, scialbo e senza pensiero. «Versami dunque un bicchierino di liquore, Marco Ivanicci!» Avete cantato molto bene, disse dolcemente il musicante, avvicinandogli il bicchiere alle labbra. La folla si destò, e un rumore caotico, e delle conversazioni si animarono fra essa. Si udirono delle esclamazioni laudative e delle piccole bestemme accarezzevoli. Ah, oh, destino mio, destino mio, dove sei tu? Singhiozzò si di nuovo ad un tratto la voce di Tenore di Costia. Egli cantava sempre con gli occhi chiusi. Ipnotizzato dal proprio suo canto, non aveva probabilmente udito nulla. Aveva fatto una pausa e ora si rimetteva a cantare e che una risata grossolana. Quelli che stavano vicino alla porta e Tania con essi ridevano. Quell'entusiasmo di Costi apparve ridicolo e la risata lo risvegliò. Spalancando gli occhi, così eccitato e nervoso com'era, guardò le facce ridenti. Si raggomitolò e impallidì. Avresti detto si fosse spento ad un tratto. E tornò ad essere quel giovane, magro e giallo che era quando entrò nella stanza. Bevi, cavoluccio mio, diceva Tion Pavlovic ad Alnuska. Beviamo, divertiamoci. Voglio godermela. Mi sarei annientato io stesso. Il musicante prese la fisarmonica tra le mani. Pensò un poco, con la testa alta. Poi si pose a suonare qualcosa di allegro. Ecco che abbiamo svegliata l'anima del borghese. Non ti pare? disse il monco spingendogli il piede sotto la tavola. Il musicante acconsentì con la testa. Tania sparì non si sa dove e l'uomo dal camiciotto, addossato con le spalle alla porta, guardava il pubblico rumoroso. Intorno alla tavola di Tion Pavlovich, molti visi sfrontati si facevano vedere e gente ignota si mise a bere la sua acquavite. Egli beveva con tutti. E si ubriacava rapidamente, come pure annusca. Voglio ballare, Marco. Suona il kamarinsky!» gridava essa dimenando le spalle. Il mutilato, fattosi scuro in viso, la guardò dal divano mordendosi i baffi. Animo, Michel Antonish, non andare in collera. Tant'è, è lo stesso. Non si vive che una volta sola. gli disse essa sorridendo, avendo notato il suo malumore. Una femmina potrebbe anche vivere quattro esistenze. E sarebbe pur sempre un animale, balbettò egli malignamente. Non ti imbestialire, amico. È una buona ragazza, e le voglio bene, disse il mugnaio, dimenandosi. Mi avete toccato l'anima, e l'avete depurata. Io mi sento ora. Ah. Se sapeste come mi sento. Mi sarei buttato nel fuoco. L'uomo non deve gettarsi in nessuna parte. Versami piuttosto da bere. Non gettarsi in alcuna parte. Questo è anche vero. Dammi la mano. Ah sì, non hai le mani. Ebbene, abbracciamoci. E circondando con le braccia il corpo del mutilato, si mise a baciarlo. Costia, non vedendosi osservato, si versava bicchierino su bicchierino di acquavite e la tracannava. Suona la russa, voglio ballare, insisteva Annusca. Il musicante intonò con accordo strabiliante, poi suonò lungo la via. Con i pugni sui fianchi e muovendo le spalle, Annusca, suggestivamente bella e provocante, ardente di eccitamento, passò, scivolando come un cigno sull'acqua innanzi al mugnaio riscaldato dal vino, e gli ammiccò con l'occhio in modo significativo. Opp! hopp, sei al punto, eh! Anch'io ci sono, gridò egli spavaldamente e, pestando forte i piedi, si slanciò dietro di lei. Il monco li guardava, coi denti terribilmente scoperti e il bianco degli occhi voltato in su. La folla si raccolse di nuovo e muggiva, guardando i danzatori. Tiong è belle lanciato, esclamò il mugnaio con voce minacciosa. L'uomo si è rinnovellato, ah, sì. Il quinto giorno, dopo quanto abbiamo narrato, Tion. Tornava dalla stazione a casa sua, alla fattoria. Con la testa ammalata, rotta e tetra, egli era scosso nella sua carretta e si sentiva in cuore un peso amaro, disgustoso, dopo quei quattro giorni di stravizi. E immaginava il modo in cui sua moglie, gemendo, lo avrebbe accolto. Ma bravo! Ecco che ti sei di nuovo strappato alla catena. E continuerà a parlargli della sua età, della barba grigia, dei figli, della vergogna. Della sua vita disgraziata. E immaginando tutto questo, Dion Pavlovich si stringeva nelle spalle e sputava rabbiosamente sulla via, brontolando con voce sorda. Ah, che vitaccia! Cosa gli chiese il suo cocchiere, il chiacchierone Pantalei della stazione, chiamato così per distinguerlo da un altro Pantalei, il nuovo venuto. Nulla, nulla, vada a guidare il cavallo, borbottò in collera Dion Pavlovich. Ah, ciò accade. Un uomo che pensa e si mette a parlare forte con se stesso. Ciò dipende dai molti pensieri, se. E il cocchiere non voleva più tacere. Tieni la lingua a posto, interruppe vivamente Tian Pavlovic. Bene, bene, si può pure tacere un po', approvò Pantalei, ma dopo pochi momenti ricominciava di bel nuovo a parlare. Una tetra oscurità avviluppava tutta la steppa mentre su nel cielo si vedevano immobili grosse nuvole grigie una strana macchia biancastra la luna pareva volerle squarciare e non poteva erano arrivate alla diga ferma disse Tion Pavlovich il quale scese dalla carretta e si guardò intorno a una quarantina di passi innanzi a lui si disegnava la fattoria che nell'oscurità della notte pareva un ammasso scuro, angoloso a destra vicino ad essa c'era lo stagno. L'acqua nera, immobile, spaventava per la sua immobilità. Tutto all'ingiro era silenzioso e ispirava un senso di timore. I salici sulla diga, avvolti nella densa oscurità, si drizzavano così severi, così duri. Si udivano cadere delle gocce. Ad un tratto il vento passò rapidamente sullo stagno. L'acqua s'agitò come spaventata e si sentì una specie di lamento mite, prolungato. Anche i salici stormirono melanconicamente. John Pavlovich guardò l'acqua, un momento agitata dal vento, calmarsi a poco a poco. Sospirò profondamente e si diresse verso la masseria, borbottando La vita non è altro che un'oscillazione, un brivido. Furbo che ci capisce qualche cosa. Ma quel mormorio non lo calmava affatto. Sentiva di aver torto con tutti e con se stesso. Si fermò. Si prese la barba fra le mani. La tirò. Dondolò il capo e disse ad alta voce. «E' un vecchio diavolo, Fisca. Comandate, rispose nell'ombra la voce di Pantalei della stazione. Nulla, lasciami in pace. I galli cantarono in lontananza. Fine.